Ora si registrerà la conferenza. Allora, buonasera a tutti. Io sono Stefania Prazzoli, sono dirigente dell'Istituto Comprensivo di Volpiano. Ringrazio Rizziero Zucchi e ringrazio Daniela Truffo per avermi dato, insomma, questo ruolo di coordinamento nella giornata di oggi conclusiva del percorso della rete con i nostri occhi. Il titolo, diciamo, dell'incontro Seminario per Seminare è sicuramente un titolo ricco di suggestioni. Devo dire che, insomma, facendo alcune riflessioni sulla base della locandina, ho pensato immediatamente alla azione generatrice che è presente in quest'idea del seminare, no? Il seminare è un'azione di vita. È un'azione primordiale che richiama fortemente la vita e mai come in questo momento credo che sia importante nelle nostre scuole richiamare alla vita come era prima, alla vita come era prima di questa pandemia, di questa distanza, a un ritorno alla normalità. Nelle nostre scuole credo che questo seminario voglia dimostrare che nelle nostre scuole nonostante tutto, comunque la pedagogia dei genitori è stata portata avanti anche a distanza. Sono io che gracchio. Ora si registrerà la conferenza. In alcuni casi attraverso i libretti con i nostri occhi, in altri casi attraverso i gruppi di narrazione. E quindi questa è l'occasione, come sempre, per fare un po' il punto della situazione e per raccogliere le esperienze che sono state fatte, nonostante appunto tutte le difficoltà e le criticità della distanza. Ma anche con alcuni aspetti positivi. Nelle nostre scuole, quest'anno ci sono scuole che spaziano insomma, almeno in buona parte del nord Italia, quindi sarà interessante anche sentire esperienze che vadano un po' al di fuori dei confini della nostra regione. Io lascerei subito la parola per un saluto alla presidente della Casa degli Insegnanti, Claudia Testa. C'è? Buongiorno Buongiorno a tutti, io porto il saluto di tutta l'associazione, ma in particolare di Maddalena Zan che vi ha seguiti in tutto il percorso. La collaborazione tra la Casa degli Insegnanti e Rizziero e la metodologia dei genitori è iniziata una decina di anni fa. Noi siamo venuti a conoscenza di questa esperienza e abbiamo invitato Rizziero a presentarla ai soci nei giorni che noi tenevamo di formazione in presenza a Cantalupa e ne siamo stati subito entusiasti. Abbiamo sperimentato anche la tecnica della narrazione tra i soci ed è stato un successo proprio perché le emozioni, i ricordi e le esperienze messe in comune hanno anche rafforzato il rapporto di conoscenza e di stima reciproca. E di lì è partita una collaborazione sistematica e continua. Con alcune scuole del territorio si è formata una rete di scuole di insegnanti che applicano la metodologia dei genitori che si è estesa e della rete con i nostri occhi che abbiamo già anche sentito citare. Questa è la riunione annuale a conclusione del percorso che la pandemia ha modificato, insomma, ha modificato come modo di lavorare, però
non lo ha fermato. Gli incontri sono stati comunque efficaci e il cammino è continuato. Poi, peraltro, la riunione di oggi lo dimostra. Ringraziamo Riziero e Augusta che hanno voluto renderci parte del loro percorso e ringraziamo anche Daniela Truffo, senza la cui collaborazione sarebbe stato quasi impossibile realizzare tutto. Un saluto anche da parte di Maddalena che sta facendo la nonna, non ho potuto collegarci e auguri per il futuro. Buona giornata. Grazie, Claudia Testa. La giornata di oggi è una giornata molto ricca, con tutta una serie di interventi interessanti. Quindi io lascerei subito la parola a Domenico Chiesa, il cui intervento devo dire che è stato un altro spunto di riflessione, no? Mentre pensavo, insomma, un po'. Che cosa dire in questa giornata? La responsabilità. Responsabilità è veramente una parola chiave per quelli come me che svolgono il compito di dirigenti scolastici, è una parola pesantissima, no? Una parola che pesa moltissimo sulle nostre spalle. Il rispondere delle scelte che facciamo, ma in realtà tutti chiamate a rispondere, no? Ogni cittadino è chiamato a rispondere delle proprie scelte, quindi è una parola chiave, credo, dell'essere cittadino e dell'essere uomo, fondamentalmente. Quindi io lascio la parola a Domenico Chiesa che ci racconterà, insomma, la sua opinione riguardo alla responsabilità. Allora, buon pomeriggio. Io vi ringrazio per questa opportunità perché mi è obbligata a pensare, nel senso che dovendo rendere conto di qualche cosa, evidentemente sono. E in questo caso vi assicuro che ho dedicato veramente tanto tempo proprio di studio, perché ho scoperto che questa è una parola che usiamo così in modo distratto, quotidianamente, con una certa banalità, come tante altre parole purtroppo, perché siamo nel tempo della banalizzazione, cioè, purtroppo roviniamo dei concetti perché li usiamo in modo così frettoloso. Va bene, allora io cercherò dovrei cominciare alle 16, sono le 16 meno un minuto, quindi cercherò di non farmi perdere tempo, spero magari di finire prima. Intanto io mi collego agli altri interventi con cui io partecipo alle vostre riunioni, sia di giugno che di ottobre, cioè quello delle parole delle nostre relazioni. A me piace molto questa, una specie di rubrica, insomma, le parole delle nostre relazioni. Io penso sia fondamentale in questo momento, tra l'altro anche segnato dalla pandemia, dall'emergenza, ricostruire un vocabolario profondo, un po' meno superficiale della pedagogia che utilizziamo. Serve soprattutto superare la stagione, diciamo, delle parole bancarie, no? I crediti, i debiti, tutte queste cose di quantificazione, anche il concetto di voto, per esempio, come fatto competitivo, come fatto motivazionale. Quindi c'è una serie di parole da spostare, da sostituire con parole invece generative diciamo di azioni meno banali. Ecco, quindi approfondire, condividere il senso delle parole delle nostre relazioni. Le parole, tra l'altro, sono pietre nella relazione insegnante-genitore. C'è poco da fare, insomma. Cioè, buona parte delle difficoltà è la difficoltà proprio a capirsi, a condividere le parole, perché acquistano significati e accezioni diversi e l'incomprensione produce incomunicabilità. Quindi è molto importante approfondire alcuni termini per condividere il progetto educativo,
per far crescere il riconoscimento delle specificità dei genitori e degli insegnanti, che però non devono diventare separatezza, estraneità, incomunicabilità. Io negli incontri passati ho affrontato un primo gruppo di parole che si muoveva attorno al concetto di accoglienza. La parola accoglienza è una parola molto importante. Sono tutte parole che hanno la forma verbale e la forma di sostantivo. Accoglienza come sostantivo, ma poi diventa accogliere, accogliersi, accoglierci. E accoglienza prevede l'ascolto, prevede il rispetto, prevede la fiducia reciproca, prevede l'autoaffidarsi, prevede il riconoscimento, prevede la valorizzazione. È un concetto che ricomprende tutti gli aspetti ed è per me uno dei concetti fondativi nel rapporto tra adulto e bambino, nella relazione educativa, ma anche tra adulto e adulto nel costruire un progetto in comune. Accogliersi vuol dire fare spazio. Ecco, io oggi comincerei un secondo gruppo di parole che riguarda piuttosto, diciamo, le competenze che deve avere la singola persona nel costruire la relazione. La prima parola che propongo è appunto la responsabilità. Poi, lei, se capiterà ancora, di approfondire il concetto di consapevolezza, che è un'altra parola fondamentale nell'educazione, e poi ancora la parola intenzionalità. Per arrivare alla parola più importante di tutte, ma che ha senso solo dopo un percorso di arricchimento, è che è la parola libertà. Si è liberi solo se si è in qualche modo effettuato un lungo lavoro personale di costruzione, di consapevolezza, di intenzionalità, di responsabilità e via via di tutte le altre cose di cui si può parlare. Allora, io parto dalla definizione. Ne ha accennato prima Stefania Piazzoli, insomma, responsabilità significa rispondere al proprio comportamento tenendo conto, essendo in grado anche di assumersi le conseguenze del proprio comportamento. Ecco, questa è la definizione, diciamo, da vocabolario, che ha un senso, ma molto, molto aperta. Mi permetterei di approfondire questa definizione con altri tre sfumature di questa definizione. La prima è quella che derivo da Nicolino a Bagnano, insomma, a cui penso molti di noi siamo debitori per la formazione, diciamo, in filosofia, insomma. Allora, Nicola Bagnano diceva la responsabilità è la possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e correggere lo stesso sulla base di tali previsioni. Quindi lega strettamente il comportamento che noi abbiamo con le conseguenze che questo comportamento avrà. Quindi prevedere le conseguenze. Queste due parole, la previsione e le conseguenze. La previsione e le conseguenze sono un po' la chiave del ragionamento che si può fare sul concetto di responsabilità. Tra l'altro, responsabilità è molto legata al tema della giornata di oggi, perché il tema della giornata di oggi è diventare se stessi tramite gli altri e la responsabilità è quello che ci collega, è la capacità di collegarsi con gli altri. Quindi questo concetto mi sembra molto importante. Allora, la seconda sfumatura che vorrei sottolineare è che la responsabilità è la condizione di chi è responsabile, è un altro modo di definirla. Non si definisce più in modo astratto, avulso dalla realtà, dalla situazione, ma si dice sia responsabilità la caratteristica, la condizione di chi è responsabile. Quindi sposta sulla parola responsabile il concetto, la definizione, l'accezione di responsabilità. E ancora di più, e mi avvarrò moltissimo di quest'ultima sfumatura, la responsabilità è la dote di chi è responsabile. Non è solo la caratteristica, è la dote, il dono che ha, che possiede chi è responsabile. Quindi fa parte, è un connotato fondamentale dell'agire umano ed è quel connotato che tiene insieme, che lega l'azione con le conseguenze della nostra vita. Ecco, questo è un primo quadro, diciamo, di insieme che mi deriva. Mi piacerebbe molto poterlo approfondire, sarebbe bello fare un seminario sul concetto di responsabilità, perché ha delle implicazioni pedagogiche educative importantissime, per niente banali e per niente astratte, molto concrete e molto importanti. Adesso comincerei, farei semplicemente velocemente quattro notazioni. La prima notazione è che
italiana, il concetto di responsabilità come nome deriva dall'aggettivo responsabile. Non è l'aggettivo che in qualche modo è derivato dal concetto sostantivo, dal sostantivo, ma è l'aggettivo responsabile che definisce, che può permetterci di capire che cos'è la responsabilità. Dicevo prima, dicesi responsabilità, la condizione, la caratteristica di chi è responsabile. Quindi la cosa fondamentale è chiarire chi è responsabile, che cos'è l'essere responsabile. E qui introdurrò immediatamente il primo piano, perché il concetto di responsabile deriva dal diritto pubblico. Non è una parola che nasce nel mondo della filosofia o nel mondo dell'etica, della morale, e nasce sostanzialmente nella contemporaneità, nella modernità, nel modo con cui noi lo usiamo oggi, in ambito del diritto pubblico. Perché è responsabile colui che è investito di un potere pubblico. Ecco, questa è la chiave. Quindi è il discorso del potere pubblico che in qualche modo rende le persone responsabili. E allora passo alla seconda accezione, la seconda notazione che vorrei fare. La seconda accezione è molto ampia. Io l'affronto veramente, mi vergogno persino, in modo molto superficiale, molto veloce, perché non è il centro del ragionamento che voglio fare. Però è indubbiamente importante per capire che cosa significa, che peso ha, che significato ha la parola responsabilità. In genere, la parola responsabilità, lo dicevo già adesso, nasce ed è legata al possesso di un potere. Quindi è responsabile chi ha un potere. E questo è importante da tenersi presente, perché se noi vogliamo la corresponsabilità, dobbiamo garantire che tutti abbiano potere. Perché se il potere ce l'ha solo uno e gli altri non hanno potere, chi non ha potere non può essere responsabile né delle proprie azioni né delle azioni degli altri. E questo è un fatto che richiama la responsabilità, richiama a un fatto democratico. Siamo in una società democratica se il potere è allargato, se il potere è condiviso, è in qualche modo plurimo, non è concentrato in poche persone. Però è chiaro che da questo punto di vista il concetto di responsabilità è un concetto abbastanza negativo, perché riguarda le conseguenze negative che può avere l'esercizio di un potere quando venga usato male o quando le conseguenze siano negative. Ed è una cosa che dal punto di vista educativo forse ha poca importanza. Su questo, che è un campo vastissimo, io vorrei solamente mettere però in evidenza già un primo elemento fondamentale, e cioè che comunque anche in questa dimensione puramente del diritto, la responsabilità è comunque diversa dalla semplice imputabilità. Cioè si diventa imputato nel momento in cui le conseguenze del mio potere sono utilizzate male. E invece la responsabilità prevede un altro concetto che l'accompagna, secondo me, in modo fondamentale, ed è il concetto della libertà di poter scegliere. La libertà di scelta fa sì non solo che io sia il responsabile diretto, attribuibile, imputabile di un'azione, ma che di quell'azione io sia effettivamente stato libero di poterle fare la scelta. Io sono stato libero di scegliere quell'azione e di quell'azione divento quindi di conseguenza divento responsabile. E qui mi piacerebbe molto veramente approfondire, capire, ragionare con voi sul concetto di libertà, perché capite che in questi termini si capisce come paradossalmente la responsabilità aiuta a capire i limiti della libertà. Noi abbiamo in queste ultime settimane avuto un'idea, una pratica di libertà spaventosa. Cioè la libertà era proprio fare quello che mi pare. Insomma, questa idea che io, pur legato a degli obblighi collettivi, insomma, di rispetto della salute degli altri, della mia salute, della salute degli altri, io posso dire no, io devo poter fare quello che voglio. Ecco, da un'idea che siamo arrivati ad un concetto di libertà estremamente banalizzato, privo cioè di responsabilità. La libertà priva di responsabilità probabilmente è una libertà mancante. E quindi è un lungo processo che sarebbe interessante fare insieme a Dabagnano, ma insieme a tanti altri. A me è parso molto interessante la riflessione, la scoperta della riflessione di Levinas su questo concetto dell'abbinamento tra esperienza di libertà
e esperienza di responsabilità. Però io non vado avanti in questo tema, perché invece voglio arrivare all'accezione, alla definizione di responsabilità che ci tocca molto da vicino, perché è una responsabilità, è una definizione molto più educativa, molto più positiva. Prima Stefania parlava di pesantezza della responsabilità del dirigente. Io provo a ribaltarla. La responsabilità in realtà è una caratteristica umana leggiadra, liberatoria, è una caratteristica leggera per certi versi, non può essere vissuta come un fatto di pesantezza. Io ho un potere, quindi sono responsabile, quindi rischio qualche cosa nelle mie scelte. Ecco, proviamo ad andare oltre. Come si fa ad andare oltre? Ecco, io ci ho pensato e ripensato, e nelle cose che ho visto e letto e ripensato, mi è venuta questa idea. La responsabilità, oltre a essere legata al potere su qualche cosa o su qualcuno, è anche legata al prendersi cura. Ecco, se io penso che la responsabilità è legata al prendersi cura di qualcosa o di qualcuno, allora questo concetto di responsabilità non mi fa più cadere nella paura, nel rischio del doverne pagare le conseguenze, perché è comunque positivo. Io mi prendo cura di qualcosa o di qualcuno che mi sta a cuore, e allora escogito tutti i sistemi migliori, tutte le pratiche migliori per poter prevedere le conseguenze delle mie azioni, per evitare che le mie azioni siano negative e controproducenti per questo qualcuno e per questo qualche cosa di cui io mi prendo cura. Ecco, guardate che secondo me è un concetto, per me è un concetto che si è aperto proprio facendo questa riflessione. Non vorrei che fosse, vorrei chiedere proprio di aspettare a dire è una banalità, insomma, non lo è a mio parere, perché è un passaggio da un concetto di responsabilità puramente, diciamo, di diritto penale o di diritto amministrativo a un concetto di responsabilità fortemente positivo, fortemente anche in linea con la filosofia di Rizziero, insomma, cioè nella ricerca degli aspetti positivi delle nostre azioni e dei risultati che possiamo ottenere. Inoltre c'è da dire una cosa, che questo assumersi la responsabilità nel prendersi cura di qualcuno non è sostituirsi alla responsabilità di questo qualcuno. E l'errore più grosso che noi possiamo fare è quello di proteggere la persona che vogliamo in qualche modo curare, sostituendosi alla persona stessa. Non è vero, insomma. L'obiettivo del prendersi cura di qualcuno è renderlo autonomo. L'obiettivo del medico che si prende cura di un malato è quello di rendersi inutile, di renderlo sano, di poter avere una relazione più semplice, che non sia quella di dipendenza di uno che ha la responsabilità perché sa le cose, il medico, e uno che invece subisce le azioni di chi ha la responsabilità. E questo condividere la responsabilità. È possibile essere in un mondo in cui tutti sono responsabili al 100% delle cose che avvengono, perché tutti si assumono questa responsabilità. Allora viene un secondo ragionamento in questa nota che vi propongo, e cioè la differenza, il differente piano tra la responsabilità nelle relazioni personali e la responsabilità nella relazione con la natura. Cominciamo dalla riflessione delle relazioni personali. È quella che caratterizza tutte le relazioni educative. E sappiamo che le relazioni educative sono tutte proprio. Tra due amici c'è sempre una relazione educativa, perché ci si educa sempre. Io educo te, tu educhi me, io mi educo me, sono con te. Cioè, io non penso che sia giusta la frase nessuno educa nessuno. È giusta invece la frase tutti educano tutti. In qualsiasi contatto che io ho, positivo o negativo, io educo o diseduco la persona con cui entro in contatto. E comunque se entro in contatto con qualcuno sul tram, oppure in un rapporto più profondo, questa persona mi aiuterà a educarmi, mi aiuterà a cambiare, mi aiuterà a diventare diverso. Quindi c'è un'azione comunque educativa, e questa azione educativa è legata al livello del prendersi cura dell'altro. E qui secondo me è una cosa molto importante. Io penso che questo abbia una ricaduta educativa incredibile. Se noi pensiamo all'educazione come un prendersi cura della persona e della crescita dell'altro, sia questo un bambino piccolo o un ragazzo, un adolescente, o anche il collega del collegio docenti o il genitore dei ragazzi che io seguo come insegnanti, ecco, questa dimensione secondo me diventa veramente stravolgente, e si capisce che in questo prendersi cura
significa fondamentalmente assumersi la responsabilità delle conseguenze delle mie azioni. Quindi un'attenzione incredibile, non solo all'intenzione di voler bene, ma anche proprio alle conseguenze che questo voler bene, che questa attenzione, che questo prendersi cura produce. C'è un secondo piano che chiude il cerchio del prendersi cura ed è la relazione con la natura. E qui non posso, penso che tutti immediatamente si è venuto in mente, non posso far che riferimento a Hans Jonas. Siamo in pieno Novecento, siamo negli anni 60-70. Hans Jonas, in qualche modo, nel suo principio responsabilità, no, che poi è della fine degli anni 70, ma è pensato in lunghi decenni di riflessione, mette le basi, mette le radici dell'ecologia, di quello che è il pensiero, la filosofia ecologica, del rapporto tra uomo e natura, che a quei tempi invece era basato sulla totale irresponsabilità, mancanza di responsabilità dell'uomo, della società umana, della struttura. Lo sviluppo era la cosa più importante, la crescita è comunque doveva essere, qualsiasi fosse, insomma, in qualsiasi direzione. Ecco, il fatto di aver capito invece che l'uomo è responsabile della natura, perché se ne deve prendere cura, è una chiave di stravolgimento. Che ragionamento fa Jonas? È un ragionamento molto sottile, molto importante. Se l'uomo acquisisse un potere sulla natura, allora ha due possibilità. Una diventa padrone e la sfrutta fino a quando l'ha esaurita stupidamente, come fa il parassita che uccide l'individuo di cui è parassita e poi muore anche lui. Oppure invece capisce che avendo un potere sulla natura può in qualche modo rispondere non diventandone padrone, ma diventandone tutore, diventandone garante. E quindi si ristabilisce paradossalmente un rapporto educativo fra uomo e natura, in cui l'uomo educa la natura in qualche modo perché riesce ad avere un rapporto positivo, non lascia la natura così com'è, in qualche modo interagisce con la natura, ma anche si lascia educare dalla natura. Ecco, questa idea di trasferire questo concetto di cura dalla relazione umana, dalla relazione tra le persone, alla relazione con la natura è veramente un passaggio storico. E sapete che il forum regionale per l'educazione quest'anno farà la conferenza proprio su questo rapporto, sulla capacità di costruire un mondo sostenibile in un mondo più giusto, in cui le relazioni umane siano ecologicamente elevate, ma anche le relazioni ambientali siano ecologicamente rispettose. Ecco, questo secondo me mi sembra la chiave, no? Il ragionamento di Jonas in cui ogni gesto dell'uomo e va considerato nelle sue conseguenze e va considerato nello stesso modo con cui io costruisco dei gesti con gli altri uomini. Cioè l'idea di dire io ho un gesto con l'altro uomo per sopraffarlo, per diventarne padrone, per in qualche modo avere potere su di lui, oppure costruisco un gesto alla pari, un gesto diciamo di collaborazione, di cooperazione, e allora a questo punto questo gesto è un gesto di cura, è un gesto di riferimento di cura. La quarta nota, e mi avvio alle conclusioni, è quella di dire, allora, se questa è la responsabilità, in quest'ultima definizione, in quest'ultima accezione, cioè la responsabilità come quella cosa che succede quando mi prendo cura di qualcuno, per prendermi cura di qualcuno, devo sentirmi responsabile delle conseguenze delle mie azioni con questo qualcuno. Se questo concetto di responsabilità è positivo, io lo ritengo educativamente importante, allora, come si cresce in responsabilità? Siccome la responsabilità, dicevo prima, non è sostituirsi agli altri. Il maestro, il genitore, non si sostituisce al bambino o al figlio o al proprio allievo, perché sarebbe negativo, lo ucciderebbe, cioè gli impedirebbe di crescere, di diventare autonomo. Le azioni del bravo maestro, del bravo genitore, è quello in qualche modo di poterlo liberare, di poter mantenere un rapporto alla pari, di non essere più quello che organizza, quello che è responsabile di, insomma, ma è quello che condivide la stessa responsabilità. Allora, come si cresce in responsabilità? Come posso crescere io in responsabilità e come posso far crescere i bambini, i ragazzi con cui io mi rapporto nella mia azione educativa, da genitore, da insegnante e soprattutto nella collaborazione tra genitore e insegnante? Come si cresce? Come si può aumentare nell'essere responsabile? Io vi propongo due elementi necessari per poter crescere e diventare responsabile. Il primo è quello centrale,
quello, ma sono due, non ce n'è uno più importante dell'altro, sono due diverse tra di loro e sono fondamentalmente necessarie entrambe. Si cresce in responsabilità con l'esercizio della responsabilità. Non si può diventare responsabile se non si prova ad essere responsabile. Si cresce solo se qualcuno, l'adulto, a quando io ho 2 o 3 anni, mi comincia a dare delle piccole responsabilità. E allora questo esercizio della responsabilità deve essere adeguato alla mia età, alle mie capacità, alle mie possibilità. Deve essere sensato, deve essere significativo nella mia vita. Lo devo capire, devo essere consapevole delle cose che sto facendo. Deve essere coerente anche con la testimonianza che questo adulto mi dà. Però l'esercizio di responsabilità è fondamentale. Stabilire la gradazione, la verticalità, la progressività con cui un bambino passa dall'assumersi alcune piccole responsabilità fino a quando diventa totalmente responsabilità, quando è adulto, quando è ragazzo, quando in qualche modo deve prendersi la responsabilità in senso pieno. Ecco, questo processo, secondo me, è veramente importante da capire. E quindi è fondamentale che l'adulto, nella qualità di genitore o di insegnante, eserciti questa possibilità. Io mi dico sempre, ma un'amministrazione comunale, per esempio, cosa può fare per i giovani in questo momento? Sentivo ieri un commento al telegiornale Lombardia che diceva, insomma, che stanno aumentando le risse così spontanee nei luoghi più disparati di ragazzini anche di 14-15 anni. Risse terribili, risse che portano anche magari a qualcuno in ospedale, cattive proprio, risse aggressive, violente, insomma. Cosa può fare un'amministrazione? Secondo me non può fare delle attività, diciamo, di diversione, di distrazione, dicendo ti faccio fare delle cose in modo tale da distrarti. Secondo me l'unica cosa che manca a questi ragazzi per poter essere in qualche modo corretti nel loro comportamento è qualche cosa di responsabilità. Non hanno nessuna responsabilità questi ragazzi. Nessuno gliela dà, abbiamo paura a dare loro responsabilità e poi ci accorgiamo che non sono in grado di assumersi le loro responsabilità. Non si può dire a uno sii responsabile se non ha nessuna responsabilità da esercitare. Allora, certo, le responsabilità, ripeto, devono essere adeguate, sensate, coerenti con la loro età, ma bisogna darle. Costruiamo dei luoghi in cui i ragazzi si devono assumere delle responsabilità, tocca a loro fare qualche cosa. E guardate che la cosa che fa più piacere a un bambino, a un ragazzo, è quello di assumersi della responsabilità. Piccolo inciso. Io l'altra settimana ho avuto la fortuna di passare una settimana con mio nipote milanese che arriva tutti gli anni a stare con me una settimana. Sapendo che dovevo fare questa relazione, gli ho chiesto, ma per te, se dovessi fare una conferenza sulla responsabilità, cosa diresti? E questo mio nipote di 7 anni mi ha risposto, direi, chiederei che i bambini siano responsabili del vestirsi e del lavarsi. Ma capite questo? Perché lui evidentemente è ossessionato dal fatto che tutti gli adulti al mattino, tutto il giorno, gli dicono, sei lavato le mani, ti sei vestito bene, hai fatto quello. E nessuno pensa a dire, ma perché non diamo questa responsabilità? Sei in grado di farlo. E difatti noi abbiamo provato. E mia moglie a dire, ti lavi tu, ti vesti tu, ti vedi la ed era lui veniva a farsi vedere. Si era a posto, si ricordava, ed era la più grande gioia che poteva avere, cioè quella che qualcuno gli aveva riconosciuto che lui era in grado di essere responsabile. Ecco, questa cosa io penso che sia l'unica cosa per diventare responsabile è assumersi, è fare l'esercizio di responsabilità. Però attenzione, ci vuole un secondo livello per poter esercitare la propria responsabilità in modo evoluto e compiuto. E il secondo livello è quello della consapevolezza culturale. Secondo me, meno si è consapevoli della vita, delle cose che ci circondano, del mondo che agiamo, in cui agiamo, e meno siamo responsabili, meno siamo in grado di assumersi delle responsabilità. Anche qui il discorso è un titolo, perché sarebbe veramente da approfondire questo concetto. Cosa significa avere una cultura che mi aiuta a essere responsabile? Certo, non una cultura, diciamo, nozionistica in cui io so tante cose e non so che cosa mi servono, ma una cultura che sia entrata nella mia vita, che mi abbia cambiato la vita. Io ho fatto questa esperienza di un pomeriggio con l'Istituto Comprensivo di Bolpiano, lavoro da anni col comprensivo di Stranio di Alessandria, lo dico perché so che sono presenti in questo pomeriggio e ho proprio questa chiave di esperienza, cioè quello di ragionare su una formazione scolastica che sia una formazione
veramente di vita, insomma, e in cui le conoscenze, le competenze siano percepite come qualcosa che ha a che fare con la mia vita, che mi cambia la vita. Quello del ragazzo dice, ah, ma allora questa cosa mi serve, ma non mi serve perché posso fare dei soldi con questa cosa, ma mi serve perché sono diventato diverso, riesco a gestirmi la mia vita in modo diverso, quindi posso assumermi delle responsabilità. Mi fermo su questa cosa perché veramente sarebbe fondamentale continuare. Una piccola annotazione ancora, e poi ho finito. Prima si diventa responsabile degli altri e poi si diventa responsabile di noi stessi. Questa è una cosa che ho imparato e provate a ragionarci su, è proprio così. È inutile dire prima sii responsabile di te stesso, poi ti darò delle responsabilità per gli altri. No, è meglio fare esercitare il ragazzo in responsabilità che riguardano altri e poi automaticamente il ragazzo sarà responsabile su se stesso. Chiedere a un ragazzo di non fumare è difficilissimo perché lui non capisce cosa vuol dire su se stesso. Ma chiedere al ragazzo di non fumare perché è in presenza del fratellino di un anno che non può sopportare il fumo, beh, allora probabilmente quel ragazzo non fumerà. Io penso che noi dovessimo lasciare in casa un ragazzo di 12 anni da solo tutta una sera, avremo problemi, perché probabilmente farebbe dei pasticci, non sarebbe in grado di assumersi la responsabilità di gestirsi la serata. Ma se lui è un fratellino di 7-8 anni, gli diciamo, guarda, che tu sei responsabile di questo fratellino, beh, secondo me potremmo giocare molto di più, stare molto più tranquilli sulla sua capacità di gestire la propria responsabilità. Si impara la responsabilità esercitando la responsabilità verso altri. E qui rientra anche il titolo di questo pomeriggio, insomma. Noi siamo noi stessi, noi siamo dei singoli, ma siamo dei singoli solo in quanto siamo in relazione con gli altri. Noi siamo in grado di assumersi pienamente la nostra responsabilità solo se ce la gestiamo, solo se siamo in grado di gestirsi con quella degli altri. E mi piacerebbe raccontare degli esempi su questo. Racconto solo questo. L'altro giorno parlavo con Mauro Martinasso, che è un psicologo che è intervenuto al nostro convegno come CIDI, e lui diceva, io ho avuto questa sensazione. In questi mesi di lockdown nessuno era preoccupato per se stesso. Nessuno diceva, ma io ho paura per me. Ma tutti erano preoccupati per gli altri. E in effetti è vero, insomma. La responsabilità più significativa era quella di dire, ma io devo fare attenzione a garantire che mio nonno, che è anziano, e quindi può in qualche modo morire con il Covid, non prenda il Covid. Quindi l'esercizio di responsabilità verso gli altri è l'esercizio più importante e più sicuro per costruire il concetto di responsabilità. Su questo chiuderei proprio solo con questa frase. Si può essere responsabili solamente nell'alterità, cioè nella dimensione con gli altri, perché l'alterità è il momento fondativo, primario dell'esperienza della responsabilità. Ecco, io chiudo, sono le 29, quindi non vi rubo altro tempo, chiudo proprio con questo concetto, il concetto di responsabilità. E il concetto di essere responsabili, quindi torno alla parola responsabilità, essere responsabili, è indubbiamente uno strumento pedagogico nell'esercizio e nel percorso dell'educarsi. Cioè, usiamolo questo concetto, usiamolo verso noi stessi soprattutto, evidentemente, ma usiamolo soprattutto nel pensare che il processo di educazione è un processo di crescita nella capacità dell'essere responsabili. Ecco, mi pare che questo potrebbe essere veramente la chiave. Per essere responsabili, io aggiungerò eventualmente un altro approfondimento, il concetto che bisogna essere consapevoli di dove mi trovo e cosa sto facendo, nell'avere l'intenzione di essere responsabile, quindi di fare queste scelte, e a questo punto sarò libero di poterle fare e quindi sarò pienamente responsabile. Grazie, buon proseguimento di seminario, vi seguo nel mio francobollo come gli altri 83 che sono presenti. Allora io ringrazio davvero Domenico Chiesa perché in questa mezz'ora ha condensato veramente una quantità di spunti di riflessione importantissimi, direi. E intanto lo ringrazio personalmente per aver ribaltato la mia interpretazione, no, della parola responsabilità, dandogli un po' questa, cioè sottolineando la scelta di leggiadria. In effetti
effetti la scuola ha il compito principale del prendersi cura di ogni alunno, e questo è anche il compito mio di dirigente. Ci si prende cura degli alunni solo attraverso la relazione, solo stabilendo una relazione con l'alunno singolo, con il gruppo classe, ma non si può prescindere, forse quando noi eravamo bambini si poteva prescindere dalla relazione con la famiglia, cioè nel senso che le famiglie accettavano e consideravano la scuola come la legge, no? Quindi insomma accettavano tutto quello che la maestra, il maestro, il professore proponeva e diceva riguardo ai loro figli. Adesso questo aspetto è un aspetto insomma un po' più critico, no? Ed è allora a maggior ragione ancora più importante prendersi cura della relazione con le famiglie, cercare degli strumenti che facciano sì che la relazione con le famiglie diventi uno strumento positivo e non un elemento di lotta, no? Un elemento di guerra, un elemento di contrapposizione, perché è molto più facile. Lo vediamo tante volte, no? Nel corso dell'anno, lo vedo io come dirigente, lo vedono gli insegnanti che tante volte si rivolgono a noi senza nemmeno avere le armi, no, per poter rispondere a certi attacchi di alcuni genitori. Dobbiamo cercare degli strumenti per coltivare la relazione, e io credo veramente che la pedagogia dei genitori sia davvero uno di questi strumenti, perché la pedagogia dei genitori semina legami, no? La pedagogia dei genitori aiuta a creare il legame fra la scuola e la famiglia. È uno strumento importante per concretizzare quella relazione che deve essere sempre al centro della nostra azione, nonostante la stanchezza, nonostante in questi giorni conclusivi della fine dell'anno scolastico la stanchezza è grande per tutti. E una volta che gli insegnanti sono andati via, a noi dirigenti spesso tocca il compito di accogliere le famiglie che non sono contente, no? In questa deresponsabilizzazione dei ragazzi c'è anche questo aspetto, il fatto di non concepire l'insuccesso, di non concepire insomma che il mio figlio possa aver avuto un voto negativo, devo sempre comunque intervenire, devo soccorrerlo, devo cercare il modo per cancellare il voto negativo. Cioè c'è veramente sempre questo intervento massiccio a volte delle famiglie, no? Che deresponsabilizza i ragazzi, e alle volte è veramente faticoso accogliere le famiglie, ma è una fatica che va fatta, perché è soltanto nel dialogo, è soltanto nel tentativo di ricreare la relazione che si può portare avanti anche la relazione poi con l'alunno, col ragazzino che comunque magari è smarrito in questo momento. Quindi io sono veramente convinta che l'utilizzo delle narrazioni, della pedagogia dei genitori sia veramente un'arma fantastica che la scuola ha a disposizione. E ci sono appunto tutta una serie di scuole che in questo anno hanno utilizzato le narrazioni come strumento didattico, e queste scuole portano stasera la loro esperienza. Prima però di lasciare la parola alle scuole, io lascerei la parola a quello che è l'anima di questa metodologia insieme ad Augusta, e cioè a Rizziero Zucchi, no? Che ci presenta quello che le scuole ci racconteranno. Grazie Rizziero. Dunque, anima deriva da animos, che vuol dire vento,
e mi riconosco nel vento, credo, in questa cosa che va avanti, passa e a volte rinfresca. Ecco, io credo che in fondo tutti siamo anime, siamo venti che portano certamente un pochino di refrigerio, eccetera, e non dobbiamo essere venti, eccetera. Io devo ringraziare Domenico e spero che continuerà a seguirci in questo senso, perché l'esercizio che lui ha fatto si chiama filologia morale. Cioè vuol dire dare senso profondo alle parole in un periodo in cui le parole non hanno più senso. E quando le parole non hanno più senso, il loro senso viene in fondo cambiato, no? Questo libro di Caro Figlio che parlava di manomissione delle parole. Quando manomissione delle parole vuol dire manometterle, cioè cambiarne il significato, no? Quando si parla di social, e nei social a un certo momento ci sono delle aggressioni. Si parla di like, cosa vuol dire like? Si parla di amicizia, che cos'è l'amicizia? Cioè vengono stravolte le parole nel modo più assoluto. Quindi noi abbiamo bisogno, in fondo, di riprendere consapevolezza in quanto educatori delle parole che abbiano un peso, fino in fondo. Io ringrazio, Domenico perché ha parlato di responsabilità. Ecco, quello che ha proposto il Ministero 10 anni fa era la corresponsabilità, che però non è andata avanti la corresponsabilità. Perché? Perché non c'è l'etica del riconoscimento. Cioè la scuola viene riconosciuta per quello che è, ma la famiglia non viene riconosciuta nelle sue competenze e conoscenze. E quindi non c'è una corresponsabilità, non c'è questa cura reciproca, questa libertà, anche questa leggerezza. Io credo che se noi pensiamo che la responsabilità è di tutti e viene portata avanti in modo serio, allora la cosa è leggera, è facile. Anche il prendersi cura è qualcosa di facile. Allora la responsabilità coniugata con cura e libertà, come ha proposto Domenico, credo che sia fondamentale. E però questa responsabilità deve essere diffusa anche montessorianamente. Perché Montessori propone in fondo questo senso grande di cura e di libertà data al bambino. Io so che conosce molto bene le valli valdesi, Domenico, dove si rifugia spesso. Noi abbiamo un esempio molto veloce di quella che è in fondo una forma di responsabilità. Noi siamo sempre andati ad Agape, no? Dove lavoravamo con l'Handicap, con i ragazzi valdesi. E c'era un ragazzo cieco che voleva partecipare come monitore alle vacanze che vengono fatte. E mi diceva: ma come? Tu sei cieco, come puoi guardare i ragazzi? No? E allora abbiamo lavorato su questo e alla fine si è stato dato in fondo l'incarico a questo ragazzo cieco di occuparsi di una squadretta di ragazzi. Beh, la sua squadretta è stata la migliore di tutti, perché i ragazzi si prendevano cura di lui. E quindi c'era questo senso collettivo di responsabilità, tale per cui i bambini hanno sentito la reciprocità che diceva, perché la responsabilità può essere utilizzata in fondo come un'arma contundente per fare in modo che uno diventi prepotente oppure uno diventi e non faccia niente. Sei responsabile, chissà cosa succede, le conseguenze. Ma se c'è questa corresponsabilità, reale, in cui la famiglia viene riconosciuta nelle sue competenze, beh, io allora credo che c'è questa leggerezza. E questa leggiadria, che poi è leggerezza, no? È la stessa cosa, in fondo il significato di leggiadria è proprio leggerezza, noi la vedremo in questi racconti. Cioè noi vedremo in racconti, sì, i racconti non sono relazioni. Il tema è stato in fondo l'uso didattico, ma è stato invece un uso bello. Non è stata quella didattica che si pensa pesante, fatta di schemi, finalità, obiettive. È stato un momento di gioia. E noi vedremo come questo uso didattico è un uso educativo fatto con gioia. Ad esempio, troveremo all'interno di queste scelte, no, di queste persone che parleranno, di questi maestri che parleranno dopo di me, e faranno degli interventi, a mio parere, bellissimi, perché io ho avuto la fortuna di leggerlo, partiranno dalla gioia, no, di rendere responsabili i bambini, di rendere responsabili gli adulti, di fare in modo che ci sia proprio questa vera, reale corresponsabilità in cui viene data anche responsabilità al bambino e si parte da lui, si parte dalla sua esigenza, da quello che è, ad esempio, c'è un'attività che parte dal nome. Cioè il bambino a un certo momento porta un nome e gli si rende questo, il portare un nome, non come qualcosa di grande, come qualcosa di leggero, perché si chiede alla famiglia di vedere le scelte, eccetera. E allora le narrazioni dei genitori
propongono in fondo il valore del nome del bambino, che vuol dire il valore del bambino stesso, gli danno questo senso di gioia, di leggerezza che viene data a un certo momento se noi siamo consapevoli che il nostro dono, infatti il tema è proprio in fondo dono di un nome, un dono d'amore. E quindi uno sente a un certo momento attraverso l'importanza del proprio nome, la narrazione, quanto è importante. O vedere a un certo momento il discorso di questa responsabilità che diventa positività. E allora i genitori descrivono il bambino e la scuola accetta questa descrizione, accetta di collegare il proprio lavoro didattico al lavoro dei genitori. Lo spazio educativo dei genitori viene visto come spazio educativo, non viene visto come spazio di crescita biologico, eccetera. Viene data in fondo una responsabilità educativa che è la gioia in fondo di essere, la gioia e l'orgoglio di essere genitori. E noi lo vedremo nelle lettere scritte dai genitori, che sono un elemento importante perché sono veicolo di educazione. E allora in questo caso la responsabilità diventa proprio a cura, perché i genitori raccontano con che cura hanno visto la crescita del bambino. Ed è importante, c'è un racconto di Martin Buber che dice, se tu, anzi è un detto chassidico, no? In cui Martin Buber dice, se vuoi controllare la crescita di un albero e ti fermi a guardarlo, non la vedrai, ma se ti avvicini, lo poti, lo tagli, l'innaffi, allora la vedrai questa crescita. E questo senso di responsabilità visto come cura lo vediamo in queste narrazioni di cui parleranno. E poi dare cittadinanza ai sogni. No? Siamo fatti la stessa materia dei sogni, no? Dice qualcuno. Beh, i sogni sono materia, sono realtà, sono progetti di vita. E viene dato spazio in modo molto leggero, in modo proprio leggiadro, questi sogni che diventano in fondo la possibilità di sentire in fondo che noi esistiamo negli altri, perché il sogno è pensare agli altri. Vi ricordate quando eravamo più giovani, dicevamo al moroso o l'amorosa, mi pensi, mi sogni, esisto in te. E i genitori dimostrano che in fondo i bambini esistono dentro di loro. E poi questa cosa importante, no? Che è in fondo il discorso delle regole, no? Che sembra delle cose pesanti e sono invece lo strumento per indicare quella che è una via sicura. Sono un'indicazione metodologica, perché metodo vuol dire una strada seguendo la quale otterrai buoni frutti. E anche questo a un certo momento diventa atteggiamento di responsabilità. Per cui inconsapevolmente, Domenico ha scelto in fondo la chiave, no, di accesso a queste testimonianze, che sono tutte testimonianze di responsabilità. Ecco, sono le 44 e chiudo anch'io e vi ringrazio. Grazie Rizziero, sei sempre un vento leggiadro, un vento che porta sempre cose belle, quindi è sempre bello quando arriva questo vento. Allora, adesso lasciamo la parola alle scuole, alle esperienze, quindi ai racconti, come diceva Rizziero. E la prima scuola è una scuola che viene da lontano, da noi almeno, ormai siamo collegati in rete con tutti, però è una scuola che viene da Gries, in provincia di Bolzano, ed è una scuola dell'infanzia, l'esperienza, il racconto sarà fatto dall'insegnante Eleonora Restaldo, a cui lascio la parola. Eccomi. Ah, ecco. Bene. Non la vedo. Eleonora? Devi rimettere il microfono. Era comparsa per un attimo, poi... Adesso il microfono è aperto, io la vedo in basso, però non sentiamo bene la voce. Infatti. No, non si sente. No. Per
provi a chiudere un attimo e riaprire il microfono, mi ci sente? Forse deve provare a spegnere e riaccendere il microfono. Prima l'abbiamo sentito, abbiamo fatto una prova e si sentiva. Eccomi. Eccola, sì. Sto condividendo lo schermo. Portate pazienza la mia prima volta. Ho dei problemi, però cerco di... Mi sentite? Adesso sì, un po' schianto. Adesso mi dite? Mi sente? C'è un film. Ok. Scusate, ho dei problemi di connessione. Spero di non... Ecco, vi presento il percorso di inclusione e di sperimentazione sull'uso didattico delle narrazioni dei genitori che abbiamo avuto il piacere, insomma, di sviluppare questo anno scolastico presso la nostra scuola dell'infanzia. Il percorso nasce dall'analisi dei bisogni del nostro gruppo. Abbiamo sentito la necessità di creare una forma di comunanza in un periodo di stravolto dalla pandemia, per cui come il nostro team educativo ha pensato di assumersi un impegno nel rafforzare il senso di costruzione e di amore che i genitori provavano per i bambini. Abbiamo pensato appunto di condividerlo non solo con gli insegnanti ma anche con i bambini. E il periodo di Natale per noi è stato il punto di partenza del nostro progetto. Proprio perché l'abbiamo sentito completamente diverso rispetto agli altri Natali, non avevamo neanche la possibilità di farci gli auguri direttamente, quindi abbiamo pensato di creare, di dare origine ad un progetto specifico che fosse carico di speranza e carico di affetto. Per cui nel momento del saluto, degli auguri riferiti al Natale, abbiamo pensato di dare la lettera con l'invito al primo incontro serale di pedagogia dei genitori, proprio come auspicio di un buon inizio dell'anno nuovo. Abbiamo scelto come tematica il sogno e quindi anche con i bambini abbiamo incominciato a fare un primo brainstorming sulla parola sogno. E abbiamo cercato di capire come i bambini si potessero avvicinare a questa parola, quali collegamenti potevano nascere, e ognuno ha cercato di trovare le sue parole per raccontare quello che appartiene più alla sua esperienza. Quindi sono uscite dei concetti che in realtà ruotano tutti attorno alla parola sogno, sono stati molto coerenti. La partenza è stata emozionante perché i bambini hanno collegato subito il sogno al sonno e hanno recuperato le loro esperienze in merito al sogno e hanno fatto conoscere ai compagni anche un pezzo di sé, perché c'è qualcuno che ha raccontato per esempio che il sogno è una bella cosa, qualcuno che ha cercato di fare riferimento, che ha fatto riferimento alle azioni, quindi al raccontare la storia della buonanotte, al prendere la mano, all'essere vicino al genitore. Ognuno, diciamo, ogni bambino ha dato un accento e una pennellata, diciamo, sul sogno che ci ha permesso di poter riflettere anche con i bambini e di poter affrontare anche il libro che successivamente abbiamo letto, il libro Sogno. E anche dopo la lettura di questo libro abbiamo lasciato loro di nuovo la parola per condividere altri pensieri. E anche in quel momento si è potuto proseguire ancora, allargare ancora di più la parola sogno e collegare alla loro immaginazione. Quindi si è fantasticato tra sogni concreti e sogni non proprio possibili, tra sogni vicini e sogni lontani.
e qualche bambino ha anche raccontato, aveva qualche idea chiara su che cosa avesse voglia di fare da grande. Poi abbiamo proseguito leggendo l'albo illustrato Chiedimi cosa mi piace, che è una storia di una bambina che prende il papà per mano e lo porta a piccoli passi nel suo mondo, fatto di ricordi, fatto di desideri. E questo libro ci ha permesso di aprire lo sguardo verso se stessi, perché ci ha dato la possibilità di fare anche noi in cerchio questo gioco del Chiedimi cosa mi piace. Quindi abbiamo giocato con questa porta che vedete nella fotografia, che era un oggetto simbolo di cartoncino, e ogni bambino a turno lasciava che l'altro raccontasse le cose che più lo interessano, che più gli piacciono. Quindi si è passato dagli unicorni alle auto da corsa, alla danza, ai cavalli, tantissimi. Ogni bambino ha potuto esprimere i propri interessi e le cose che facevano star bene ognuno di loro. Al termine del gioco noi abbiamo trasformato le parole dette in immagini e abbiamo creato un'opera collettiva che vedete in alto, cioè l'oggetto e i momenti in cui si sta bene o ci si sente felice sono stati rappresentati graficamente dai bambini proprio intorno ad un cuore, che è proprio il centro, diciamo, delle cose, delle azioni che ci fanno stare bene. Nelle settimane successive all'incontro di narrazione Cosa sogno per mio figlio, abbiamo chiesto ai genitori di lasciarci un ricordo della serata. Li abbiamo invitati a condividere con i bambini i loro sogni raccontati sotto forma di lettera. E questa richiesta di collaborazione ha avuto una risposta positiva. Abbiamo preparato una buca delle lettere e i genitori hanno imbucato volentieri le loro narrazioni. E abbiamo allora, dopo che avevamo in mano questo materiale, i pensieri e le immagini sul futuro dei figli, come team ci siamo riuniti e abbiamo cercato di rendere il materiale germinativo. Quindi abbiamo, credendo nelle potenzialità del bambino e col desiderio di accoglierlo, abbiamo cercato di trasformare ogni sogno, ogni lettera in un'esperienza possibile da condividere con i propri compagni nel contesto scolastico. Quindi abbiamo pensato proprio alla gioia, come diceva prima il professor Rizziero, e alla gioia di poter far sperimentare i bambini l'agire, il creare, il pensare, il comunicare, e anche proprio vivendo il piacere di esistere, di riconoscersi e di riconoscere gli altri. E quindi abbiamo creato un prospetto dove abbiamo indicato ogni nome di un bambino, a fianco abbiamo scelto la parola chiave che secondo noi emergeva dalla lettera del genitore. E a fianco della parola chiave abbiamo individuato una possibile attività che potesse mettere in luce questo aspetto. Per esempio, non so, alcune mamme, alcune papà hanno pensato alle caratteristiche specifiche del figlio, ad alcune passioni nello specifico. E quindi noi abbiamo cercato di poter vivere e interpretare con i bambini questa caratteristica specifica. Visto che ho 10 minuti a disposizione, ho scelto alcune fotografie che rappresentano l'apertura di una lettera di una mamma e di un papà di una giornata. Nelle prime due fotografie si vede l'esperienza vissuta nella giornata di Agnese. La mamma e il papà hanno scritto, vi leggo un pezzo della loro narrazione. Vorremmo che la sua strada le concedesse il lusso di un passo lento, di un'andatura dolce, che le consenta di alzare la testa e lo sguardo ad ammirare il cielo, gli alberi, annusare l'aria e riempirsi gli occhi di tutto ciò che la circonda. Queste parole ci hanno fatto
pensare alla profondità dei loro genitori, e abbiamo proprio cercato di creare attività che fossero coerenti con le parole dei genitori. Quindi abbiamo cercato di riempirci gli occhi apprezzando tutte le cose, anche quelle più piccole che trovavamo in giardino, e poi ogni bambino ha avuto modo di prendere la parola e di mostrare ai compagni con gratitudine tutti i piccoli tesori che erano stati trovati in giardino. Quindi in cerchio abbiamo ringraziato un grazie per il sasso a forma di coccodrillo e via via discorrendo. E poi dopo aver finito di questo giro di gratitudine, abbiamo anche finto di essere dei fiori e ci siamo fatti cullare dal vento e abbiamo preso del tempo per rilassarci a pancia in su, con gli occhi chiusi, abbiamo posizionato una barchetta sulla pancia e poi abbiamo ammirato il cielo. Proprio per meravigliarci, come diceva la mamma, per meravigliarci e stupirci della bellezza che ci circonda. E poi per mantenere vivo questo ricordo abbiamo dipinto con gli acquerelli e ci siamo aiutati con degli specchi posizionati sui tavoli. E le altre due fotografie invece sulla destra ricordano l'esperienza che abbiamo vissuto, l'esperienza di Stella, e i cui genitori ci hanno scritto questo: ti auguriamo che tu possa vivere la tua vita coltivando la passione per il disegno o per quello che con il tempo ti verrà voglia. Quindi noi conoscevamo la passione di Stella per l'attività di disegno e di pittura, quindi abbiamo pensato di creare un'occasione speciale per tutti per potersi avvicinare a questa attività, sperimentando però una tecnica nuova. Quindi abbiamo pensato ad un'arte sensoriale, quindi abbiamo invitato i bambini all'azione, a utilizzare sia la vista che il tatto che l'olfatto, e combinandolo con la pittura. Quindi abbiamo utilizzato la frutta, le verdure e le spezie per pitturare. Per molti era una novità, quindi è stato bello vedere lo stupore dei bambini quando grattugiavano la rapa rossa, vedere uscire questo rosso, oppure anche quando abbiamo utilizzato la curcuma o abbiamo utilizzato anche i mirtilli. E quindi questo nuovo approccio, insomma, è stato condiviso, pur essendo una passione e un talento di una bambina, è stato condiviso con il gruppo. Abbiamo letto durante l'anno un libro che si intitola Attenzione, passaggio fiabe, di Ramos, e proprio questo libro ci ha dato l'idea, lo spunto per poter raccogliere tutte le situazioni di gioco che abbiamo documentato, raccogliere anche il materiale fotografico e creare anche noi un libro, proprio come Cappuccetto Rosso attraversava il bosco in bicicletta, noi invece abbiamo attraversato il cielo in mongolfiera, quindi camminando attraverso i sogni. Quindi analogamente al libro abbiamo creato un nostro libro dove ogni bambino ha realizzato il suo cartello, cioè ha abbinato il suo sogno ad un simbolo. E poi a fianco veniva messa la narrazione dei genitori e anche qualche fotografia che testimoniasse un po' la tridimensionalità insomma del sogno, l'essere entrati nel mondo delle possibilità del sogno. La mongolfiera poi è diventata anche il simbolo del viaggio, e quindi durante la festa dei bambini grandi, negli ultimi giorni di scuola, abbiamo utilizzato le mongolfiere che abbiamo creato noi con la terracotta e le abbiamo reso significativo quel saluto, cercando di gettare un ponte tra il presente e il futuro, tra la storia individuale e la storia collettiva. E i bambini grandi sono stati appunto accompagnati nella comprensione della fine della scuola e nel passaggio verso la scuola primaria attraverso un percorso motorio che svolgevano con l'aiuto della mongolfiera e che li conduceva ad una nuvola
dove c'era appunto la fotografia dell'istituto nel quale loro sarebbero andati, nel quale sarebbero andati a settembre. Ecco, questo è un po' velocemente il percorso che abbiamo realizzato sul sogno nella nostra scuola. Grazie. Non so, passo io la parola alla relatrice successiva. Chiedo però se si può intanto accendere la telecamera e il microfono. Scusate, ho avuto anch'io un problema di connessione. Ci sono però. Ringrazio per questa esperienza fantastica, diciamo, di sogno della scuola dell'infanzia, no? Perché è stata veramente anche questa ricca di spunti. Vedo che ci sono degli altri insegnanti che annuiscono, e quindi potrà essere per tutti noi fonte di ispirazione. Il racconto successivo invece viene da una scuola dell'infanzia, sempre più vicina a noi, la scuola dell'infanzia di Casal Borgone. E l'insegnante è l'insegnante Barbara Gambarotto, a cui lascio la parola. Buongiorno, in realtà sono della scuola primaria, ho lavorato anche all'infanzia, ho lavorato sempre con le colleghe della scuola dell'infanzia, ma non importa, anzi, perché mi ha dato proprio l'assist, visto che stiamo parlando di europei in questo momento, per dire che appunto sono lavori di continuità e quindi noi che riusciamo. Fino a quando utilizziamo la pedagogia dei genitori, in questo caso le narrazioni, per fare continuità, insomma, ci sembra proprio un valore aggiunto, quindi va benissimo così. Allora, io condivido il mio schermo, vediamo cosa riesco anche a fare. Aspettate che. Allora, arrivo, eh. Voi non state vedendo adesso, vero? Sì, si Ah, vede. sì, vedete? Ah, che bello. Bene, bene, allora arrivo. Dunque, questo è stato il. Arrivo subito, chiedo scusa. Ok, è stato il primo. Aiuto, chiedo scusa. Uno dei due percorsi. Allora, questo è proprio sul diritto ad avere un nome. L'ha anticipato il professor Zucchi prima. È un percorso che proprio di continuità. Abbiamo chiesto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia, alle nostre colleghe carissime con cui lavoriamo sempre molto bene, di chiedere alle famiglie di preparare a casa loro, con i loro bambini, la scritta del loro nome. E questa scritta è stata poi colorata, addobbata stupendamente e anche personalmente, perché poi ogni famiglia veramente ha messo la propria traccia e verrà poi messa in un. Questi sono dello scorso anno, però comunque per farvi un'idea di cosa intendevamo, no? Per fare proprio bello il nome. E dietro ad ogni nome ci c'è proprio la storia del nome, cioè perché mamma e papà hanno scelto questo nome per me. E ci piaceva pensare che i bimbi potrebbero raccontarcelo, perché diventa. Come dire, un racconto di un racconto, no? Cioè elaboro già ciò che con mamma e papà ho parlato a casa, o anche poi raccontato dai genitori, ecco. Ci piaceva comunque come idea quello di vedere poi addobbato con disegni, come potete vedere adesso, con nomi che insomma diventano, ripeto, storia. Nei primi giorni di scuola la futura classe prima, perché questo lavoro l'abbiamo richiesto proprio ai genitori dei bimbi uscenti, quindi 5 anni sulla classe prima. Invece, adesso ditemi sempre voi se vedete, riuscite a vedere delle foto adesso? Sì? Ecco,
chiedo conferma. Sì, ok. Allora, invece, questo è un secondo percorso ed è in realtà una pedagogia, cioè dove abbiamo utilizzato le narrazioni, ma le narrazioni un po' stravaganti di bambini pari, quindi è un lavoro svolto con i bimbi, con i ragazzini di quarta nella scuola primaria in cui lavoro. E a cui abbiamo chiesto, visto che quest'anno appunto sappiamo bene con tutti i lavori di continuità che solitamente si facevano, cioè quelli di andare a trovare i futuri bimbi di prima, non è stato possibile, abbiamo chiesto di scrivere loro, di descriverli con delle caratteristiche che volevano raccontare, quindi non so, i capelli, l'abbigliamento, l'animale preferito, l'hobby, montagna, mare, cosa mi piace. E abbiamo preparato dei bigliettini che abbiamo portato alla scuola primaria. Allora, qui, eccoci qua, dovreste vedere, noi siamo due colleghe della primaria che siamo andate alla scuola dell'infanzia e abbiamo letto in questi cartoncini qui che potete vedere queste narrazioni. Io però devo chiudere ogni volta, mi sa, perché non riesco da questa parte a passare le foto. Aiuto, chiedo scusa. Aspettate, ok, devo fare così ogni volta, chiedo scusa. Allora, una volta che sono state lette ad alta voce, i bambini, i piccolini veramente sono stati molto attenti ad ascoltare, il loro compito era proprio quello di disegnare ciò che avevano sentito raccontare. Quindi una narrazione per ciascun bimbo. Chiaramente siamo di nuovo ripassate poi per ognuno di loro per rileggere se ne avessero avuto bisogno, no? Quindi di nuovo vedete che stiamo rileggendo queste piccole descrizioni. Ogni artista aveva davanti a sé il proprio foglio ed ecco che il gioco è fatto. Cominciano a disegnare in base appunto al racconto, vedete il racconto che è stato fatto. Allora, le scorgo perché sono, e le passo perché sono comunque piene di, eccoci qua, piene di significato. Vedete, qui c'è la storia raccontata e il disegno che inizia a diventare opera d'arte. Non abbiamo altre parole. Ecco qui, mi piacciono i cavalli e quindi c'è un cavallo. Adesso vediamo, qui c'è una bimba. Che lavora, c'è un bimbo che sì, che sta iniziando a delinearsi adesso. Dunque, qui ce ne sono più di uno eccoci qua, ci sono sempre le nostre mani, però in ogni caso i protagonisti sono stati loro, ecco, sicuramente. E man mano questi disegni, ecco, sono stati poi anche colorati. Qui addirittura c'era una bimba che diceva, mi piace, una ragazzina di quarta, mi piace portare i cerchietti, ma non sapevamo cosa fosse un cerchietto. E per fortuna le maestre dell'infanzia sono riuscite a recuperarne uno, per cui il bimbo è riuscito poi a metterlo sulla testa di questa bimba. A questo punto, ecco qui, questo è il lavoro, per cui ci sono 12, c'è qualche bambino che ne ha fatti di più, sono 15 opere d'arte. Con accanto insomma la loro narrazione. Questo è stato il primo pezzo, è insomma un'esperienza che sicuramente ai piccolotti è piaciuta, ma in realtà non abbiamo finito qui. Nel senso che, allora qui ci sono ancora tutti i bimbotti felici per fortuna e orgogliosi, perché non è finita qui? Perché abbiamo portato il cartellone, questo cartellone che vedete nella scuola primaria, l'abbiamo fatto vedere ai nostri ragazzi di quarta. Mi sono segnata delle frasi perché sono state veramente significative. Qualcuno di loro ha detto, ma sono vere e proprie opere d'arte. Altri hanno detto, sono più bello nel disegno che nella realtà. E altri ancora hanno detto, ma il mio animale, perché ci sono dei cani, dei gatti, dei pappagalli, è proprio come mio, davvero. Questo ci ha fatto proprio dire che avevamo piacere di ringraziarli. Allora, intorno a questo cartellone sono state messe delle graffette, poi, quando è arrivato da noi alla primaria, con dei ringraziamenti, grazie, è proprio bello, grazie, siamo proprio noi, eccetera. E siamo stati noi a fare questa sorpresa perché avevamo voglia veramente di concludere così, perché la presenza ci piace più che la distanza. E
Ed eccoci qua tutti, siamo andati noi della classe quarta a bussare alla porta, loro non lo sapevano, e abbiamo riportato il cartellone e per la prima volta i nostri autori, i nostri artisti hanno visto dal vero ciò che avevano, chi avevano disegnato, se li erano solo immaginati con le narrazioni. Però c'è stato veramente questo punto di incontro. Così che ci sembrava potesse chiudere effettivamente il calore, la potenza che abbiamo sentito quando sono state raccontate queste storie. Quindi, diciamo, le storie sono poi diventate realtà. Ci sembrava proprio un incontro di unione. E tra l'altro, il prossimo anno questi fanciulli fanno la quinta e questi bimbotti entrano in prima, per cui ci sarà modo di ritrovarsi. Ecco qui, questa è stata la nostra narrazione congiunta, ecco, e quindi questa grande importanza della continuità con la pedagogia dei genitori, in questo caso no, ma dei pari, ma sempre pedagogia è. Grazie. La ringrazio e credo che sia veramente bellissimo per tutti noi vedere quante siano poi le strade che si aprono, no? Partendo dalla pedagogia dei genitori, quante siano le opportunità, quanti siano i modi che la creatività e il desiderio di fare degli insegnanti riescono ad applicare. Quindi ancora un'applicazione diversa della pedagogia dei genitori, anche questa con spunti decisamente interessanti. Il prossimo racconto invece viene da Alessandria e ce lo presenta l'insegnante Sonia Baratella della scuola primaria del Licci Istraneo, di cui prima già aveva parlato Domenico Chiesa, quindi una scuola con cui è in stretta collaborazione, a quanto abbiamo capito. Prego. Buonasera a tutti. Dunque, intanto vi ringraziamo per questa occasione. Noi abbiamo svolto con le classi che sono uscite, sono due quinte, per un totale di 46 ragazzi, per 3 anni il percorso di pedagogia genitori con Maria, che è qua, mia compagna di viaggio e che devo ringraziare in questo lungo tempo e compagna anche di team. Quest'anno, in seguito alla pandemia, alle difficoltà che abbiamo avuto, non ultima la quarantena delle due classi nel mese di maggio, è stata durissima perché avevamo iniziato tante cose, e abbiamo registrato nei ragazzi questa loro una sorta di paura nel lasciare la scuola, nel doverci lasciare. Di fronte all'ignoto, di fronte a questa scuola media che arrivava e che non abbiamo potuto incontrare per via delle restrizioni. Così, durante uno degli incontri che abbiamo svolto a distanza di pedagogia dei genitori, abbiamo chiesto ai papà e alle mamme di fare un regalo ai nostri ragazzi, cioè di scrivere a loro per aiutarli, per farli sentire forti, per farli sentire sicuri in questo passaggio, per far capire loro che anche i papà e le mamme si rendono conto di questa difficoltà e che soprattutto possiamo condividerla. E così abbiamo chiesto a chi era presente di fare anche il passaparola, perché ovviamente non c'erano tutti. E niente, è partito questo momento. Abbiamo dato molto tempo, abbiamo dato quasi 5 mesi ai genitori per poter scrivere queste lettere, dando tutti i canali possibili, da WhatsApp, email, lettere consegnate a mano, con l'unica richiesta di non dirlo ai ragazzi. Doveva essere proprio un segreto, una sorpresa. E quindi abbiamo aspettato queste lettere. La nostra intenzione era questa, di leggerle in classe e di vedere se i ragazzi riuscivano a riconoscere le voci dei genitori attraverso questi scritti. Noi abbiamo e affrontiamo nel nostro percorso di scuola un ostacolo molto importante. Abbiamo un buon numero di famiglie non italofone di origine, per cui scrivere una lettera in italiano è tanto complicato.
Però questo ostacolo è stato superato da molti genitori, sia perché una mamma rappresentante di classe si è messa a disposizione, ma poi tra loro si sono aiutate queste mamme. Chi sapeva di più l'italiano ha aiutato chi lo sapeva meno, per cui queste lettere sono arrivate. Qual è stato l'esito? Gli esiti sono stati diversi nelle due classi. Noi abbiamo letto queste lettere, anzi, le ho lette io perché Maria mi ha detto: Maria si è occupata di documentare tutto, ha trascritto tutte le lettere. Maria mi ha detto: io ho pianto mentre le trascrivevo, ora piangi tu mentre le leggi. E così è stato perché. Questi ragazzi a cui noi siamo tanto legati, cioè leggere queste lettere per dei genitori per noi è stato un momento forte perché in ogni lettera c'è tutta la loro storia. Quindi nella sezione A, la sensazione più grande all'inizio è stata di incredulità, perché molti bambini non potevano immaginare che le mamme avrebbero scritto a loro. Ci sono state parole bellissime. Come scegli con cura le tue sfide, portale avanti, scegli i tuoi amici sulla tua strada, fai buona strada, fai una buona vita. E diciamo che abbiamo dovuto un po' aiutarli per riconoscersi. Poi le reazioni, ci sono stati i bambini che hanno pianto, ci sono stati i bambini che invece sono rimasti molto composti, ma avevano le orecchie rosse, gli occhi lucidi. E invece nella sezione B, dove queste parole di affetto comunque vengono comunicate in italiano, mentre con le altre lingue è un po' più difficile, i bambini in molti casi hanno riconosciuto le mamme. C'è stato anche un bambino che ha detto: non è possibile che la mia mamma mi abbia scritto. Non mi ha scritto, non è possibile. Su 46 ragazzi sono arrivate 25 lettere, molto lunghe anche, e altre, di queste noi abbiamo avuto il consenso per cui sono state trasmesse e altre quattro lettere che sono arrivate al pelo, diciamo, e quindi di queste non abbiamo voluto condividerle con voi perché non abbiamo ottenuto il consenso dei genitori per tempo. Ecco, abbiamo però dovuto affrontare poi un altro problema, perché purtroppo non tutti i genitori si sono sentiti di scrivere ai ragazzi, e quindi c'era il problema di cosa fare per i ragazzi che non avevano ricevuto niente. Così, durante una delle programmazioni, è venuto fuori il progetto di vedere se c'era tra questa lettera una lettera più generica, una lettera che non fosse indirizzata proprio solo da un bambino, da un figlio. E c'era, questa lettera c'era, l'ha trovata Maria, ed era la lettera di un papà, che ha usato e ha regalato cinque parole, spiegandole, per augurare questo passaggio, questo passaggio di crescita. Abbiamo chiesto a questo papà se era d'accordo che noi regalassimo questa lettera a tutti i bambini, perché come è avvenuta questa consegna, noi abbiamo letto le lettere, poi una per una le abbiamo consegnate sia che i ragazzi le riconoscessero, sia che non le riconoscessero. Quindi questo papà ha dato il suo permesso, quindi tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno ricevuto almeno una lettera. L'altra motivazione che abbiamo dato è stata che alcune parole restano nel cuore, perché non tutti i genitori, non tutti riescono a dare voce ai pensieri, a dare una forma scritta, che quindi avrebbero potuto parlare con papà e mamma per farsi dire quelle parole che non sono uscite, non sono arrivate a noi. E, ecco, poi le reazioni dei ragazzi, ecco, l'altra cosa bella, bella, che mi sento di dire è che tutti questi genitori hanno narrato secondo la pedagogia, anche quelli che non hanno partecipato, perché hanno raccontato un percorso in positivo dei loro figli. Sei forte, sono fiero di te. Mi ricordo il primo giorno in cui avevo tanta paura, ma tu sei arrivata a casa e mi hai detto: è stato bellissimo. Cammina sulla tua strada, porta la tua. Non smettere mai il tuo dialogo, parla sempre. E quindi anche chi indirettamente non ha partecipato ha saputo dipingere, raccontare il proprio figlio al figlio in quel momento in cui noi l'abbiamo letto. E quindi ecco, sarebbe bello leggere queste lettere, ma io ho provato e non ci riesco, ve lo dico perché suscitano molta commozione. Quindi poi sono pubblicate e invece chiedo a due mamme che sono qua e sono insegnanti, una è Sara
e l'altra Lina, di raccontarci loro cos'è stato come genitori accogliere questa nostra richiesta, scrivere e poi qual è stato il ritorno dei loro figli. Quindi io lo chiedo a Sara e poi dopo Sara Lina, che è qua con noi. E combinazione una di una classe e l'altra dell'altra, di due figli completamente diversi, completamente. Ecco. Buongiorno, mi sentite, mi vedete? Funziona tutto? Perché sono caduta varie volte. Ok. Allora, io con l'aiuto di mia figlia ho preparato un simbolo di quello che è stata la pedagogia dei genitori per noi. Cioè, è stata questa possibilità di vedere i nostri ragazzi diversamente. Adesso, vabbè, piangerò ovviamente, ma... cioè, nei 3 anni, scusate, nei 3 anni è stato il regalo che ci hanno fatto Sonia e Maria di permetterci di vedere i nostri bambini con questi occhi diversi, cioè con sempre questo sguardo positivo che. Da una parte io pensavo di avere già e pensiamo forse tutti di avere verso i nostri figli e poi invece appunto quando ci mettiamo a parlarne, no, magari così vengono più fuori subito cose negative o più che altro timori, no, paure. Ecco, e loro invece hanno permesso di tirare fuori le cose più luminose, più belle e di... soprattutto appunto con questa ultima lettera che abbiamo scritto di trasmetterle loro. E vabbè, dico soltanto più questa cosa anche perché non riesco a dire molto altro, ma è stato veramente significativo per me quando appunto mio figlio è tornato a casa dopo che aveva letto le lettere a scuola, felice, proprio felice. Io forse nei 5 anni è la volta che l'ho visto più felice di aver ricevuto questa lettera. E di avere individuato che era per lui e di avermi detto appunto che l'aveva sentita leggere con gli occhi che pizzicavano. E vi assicuro che lui non è emotivo come me, quindi è una cosa abbastanza speciale, ecco questa. E quindi niente, questa è una testimonianza, proprio un frammento, però è veramente quello che a noi ha lasciato. A me, ma anche davvero alle altre mamme della classe, assolutamente, questo percorso. Grazie mille. C'era un'altra mamma? Sì. Sì, anche io condivido come la Sara, sono Lina, la mamma di Margherita. Noi genitori siamo stati veramente emozionati dalla proposta degli insegnanti di Maria e di Sonia di questa richiesta, perché nello scrivere mi sono messa una notte nello scrivere insieme a mio marito per non farmi vedere dalla bambina che lasciavo questi messaggi, e quindi mentre scrivevo piangevo a dirotto, e vi giuro che questa cosa è stata veramente emozionante per noi genitori, quindi perché proprio i nostri figli esistono in noi, come ha detto proprio Zucchi, e la risposta proprio dei bambini, cioè di Margherita quando è tornata a casa è stata bellissima perché è emozionata nel sentirsi parlare attraverso la lettera e si è riconosciuto subito. Quindi questa cosa è stata bella, profonda, quindi non soltanto per lei, ma anche per tutti gli altri compagni. Quindi hanno pianto tutto e quindi un'ottima risposta. Grazie, grazie mille a tutti. Grazie, Ecco. grazie Sonia, grazie Maria. Aggiungo solo questo, sono 5 anni che i nostri ragazzi sono abituati, in questo sì, a condividere narrazioni. Loro narrano, loro si raccontano, condividono racconti, noi condividiamo i nostri racconti. Quindi il clima che si è creato era di assoluto silenzio, che per ragazzi di 10 anni, a fine scuola, insomma, completo, un silenzio, un ascolto attivo. Comprese le letture dei libri, quindi loro hanno proprio raccolto, poi ognuno elabora, a modo suo.
ci tengo a dire questo perché questo allenamento ad ascoltarci è cominciato in prima ed è finito ed è continuerà, spero, anche poi a scuola secondaria. Grazie a tutti. Grazie, è chiaro ed evidente insomma, da questa esperienza che la pedagogia dei genitori mette in moto anche molti meccanismi interiori, no? Molta commozione. Ringraziamo quindi le mamme di Alessandria per aver condiviso con noi questo loro momento. E passiamo al racconto di un'altra scuola primaria, Lici di Banchette, con un'esperienza raccontata dall'insegnante Florianna Meduri. Vedete? Buonasera, buonasera. Sì, l'esperienza la racconterà con me la mia collega Giorgia, e, con la quale lavoro da 4 anni a Banchette. Quindi abbiamo una classe quarta e insieme abbiamo effettuato questo bellissimo percorso e, con i nostri ragazzi, loro sono in 15. E nella nostra scuola siamo le uniche per ora che abbiamo iniziato a sperimentare con questa nuova metodologia per noi e stiamo un po' portando avanti con gli occhi curiosi delle colleghe delle classi accanto, insomma, che ci sbirciano, ci chiedono sempre di cosa si tratti e quindi con la loro curiosità. Quindi stiamo cercando di portare avanti quest'idea insieme. Si sono aggregate a noi altre colleghe che poi hanno cambiato anche scuola e grazie all'appoggio anche della preside, la quale ci ha ultimamente proprio detto che vorrebbe allargare ancora di più tutto l'istituto questa metodologia. Adesso allora chiedo l'aiuto di Giorgia perché vi facciamo vedere il video e poi vi raccontiamo di cosa si tratta. Vediamo se riesco a trovarla qua in mezzo. Io ci sono, non so se mi vedete, provo a condividere lo schermo e a farvi vedere il video. Allora, ok. Facciamo vedere cosa i genitori hanno scritto dei loro figli. Mi dite solo se vedete? Volevo allargare, ecco. Ok, Sì. allora io parto. Grazie.
Ok, si è visto tutto? Perché a me a un certo punto si è bloccato e poi è ripartito. Sì. Sì, l'audio un po', ma il video si è visto. Ok, adesso dovrei averlo tolto o sto ancora. Ok, non sto più proiettando, vero? No. Ok. Allora, noi abbiamo fatto un percorso che ha visto i bambini. Allora, l'abbiamo cominciato in DAD perché purtroppo abbiamo anche noi avuto un po' di quarantena, per cui abbiamo cominciato, Floriana ha cominciato facendo disegnare i bambini, facendo disegnare un compagno visto al computer. Quindi loro hanno scelto uno dei compagni e l'hanno disegnato nello schermo. Poi si sono fatti l'autoritratto. Avete visto le foto? C'erano i bimbi che guardavano con il binocolo fatto con i bicchieri. E poi siamo passati, nel frattempo abbiamo chiesto ai genitori, a tutti i genitori, di descrivere i bimbi sempre in positivo. Quindi anche a chi non aveva mai partecipato ai nostri incontri di pedagogia dei genitori, abbiamo chiesto di farlo in modo che tutti i bambini avessero la loro descrizione e loro le hanno aspettate con emozione perché le avevamo preparati. Quindi abbiamo omesso i nomi dei bambini e loro hanno provato a riconoscersi nelle parole di mamma e papà. Ed è stato un lavoro meraviglioso. E in un paio di casi addirittura la bambina e i genitori hanno scritto esattamente le stesse parole. La bambina per descrivere se stessa e i genitori per descriverla. Quindi è stato bellissimo. All'inizio sono stati un po' titubanti perché ci dicevano: ma se ci scriviamo in positivo sembra che vogliamo vantarci. Hanno avuto difficoltà anche loro, così come i genitori quando narrano dei figli, quando chiediamo loro di parlare in positivo, hanno difficoltà, perché come ci diciamo sempre, si parte sempre dagli aspetti negativi. Anche loro hanno fatto un po' di difficoltà e poi invece sono stati bravissimi ed è stato veramente un bellissimo lavoro. E un altro dei passaggi è stato descrivere un compagno che abbiamo sorteggiato e allo stesso modo abbiamo fatto raccontare in cerchio, proprio come ci si mette durante le narrazioni, e ognuno di loro ha descritto un compagno e questo compagno ha dovuto indovinare. È stato veramente bello perché abbiamo dato a tutti un foglietto e tutti hanno provato a capire chi fosse il bambino di cui stavano parlando i compagni, piuttosto che di cui stessimo leggendo appunto la descrizione fatta dai genitori. E alla fine i bambini hanno descritto i genitori e a casa aspettavano questi quaderni con la descrizione, con ansia. È un progetto che ha coinvolto tutti ed è stato veramente molto, molto, molto positivo. Poi noi lavoriamo sulle emozioni da 4 anni, da quando sono entrati questi bimbi, e quindi è stato proprio bello. Volevo aggiungere un paio di cose. Io un mattino ho fatto trovare alla mia collega anche la sua descrizione, naturalmente. L'ho fatta trovare come sorpresa, tutta bella arrotolata da aprire dopo le ore 8:35. Ho detto così magari si sono poi tutti sistemati al banco e quindi c'è stata anche la descrizione della mia collega Giorgia e poi il giorno seguente l'hanno fatta anche della maestra Florianna. Quando abbiamo letto le descrizioni dei genitori, ci ha colpito molto la descrizione di papà, perché noi abbiamo sempre l'opinione che forse le mamme sono quelle che seguono i più bambini, che li scarrozzano, che insomma, che conoscono tutto, insomma, i gusti dei loro cibi preferiti, eccetera, eccetera. Invece ci siamo proprio stupite nel leggere come i papà conoscono benissimo, ma veramente alla grande, i loro figli e li sanno descrivere in una maniera spettacolare. Quindi ci è proprio piaciuta notare questa cosa perché non pensavamo da un lato, diciamo, ma chissà, magari i papà scrivono poco in maniera sintetica, striminzita, invece quelli che si sono offerti hanno fatto delle descrizioni meravigliose e azzeccatissime, dove i loro figli si sono riconosciuti e anche commossi. E quindi niente, questa è la nostra esperienza a banchette. Grazie. Grazie.
Grazie anche all'esperienza dell'Istituto Comprensivo di Banchette. Ci allontaniamo di nuovo un po' lungo l'Italia, stavolta andiamo a San Benedetto Po in provincia di Mantova. Anche qui abbiamo l'esperienza di una scuola primaria e ce la racconta un insegnante, l'insegnante Flavia Flavi. Che c'è? Sì, ok. Non si sente però la voce. Non sento l'insegnante. Vediamo le slide, ma non la sentiamo. C'è la maestra Flavia. Ho provato a mandarle un messaggio, non si riesce. Le slide si vedevano, ma non si sentiva lei. Sono Zucchi, nell'intervallo facendo in modo che Flavi provi a collegarsi, volevo dirvi una cosa. Per i genitori anche in Svizzera e mi è arrivata una cartolina che hanno stampato, ce ne sono tantissime copie, qui c'era tre cose positive che apprezzo di te, nella parte, questa qui è la cartolina, no? Tre cose positive che apprezzo di te e l'hanno fatta in migliaia di copie. Avevo perso il collegamento, scusate, il collegamento. Scusate, condivido. Rizziero, vuoi concludere? Perché nel frattempo Rizziero aveva fatto una pausa intervallo. Quindi... Ah, scusate. La mia conclusione è questa, che in fondo a quello che stanno facendo le scuole ha un valore sociale, perché se si diffondono in Italia, in Europa, queste cartoline che partono da tre cose positive che apprezzo di te, vuol dire a un certo momento che ha una dimensione sociale anche pensare in termini positivi delle persone. Questo qua. Chiedo scusa, grazie. Ah, scusate, ma avevo perso il collegamento. Allora, l'esperienza che vi porto è un'esperienza... che abbiamo condotto soprattutto, l'abbiamo iniziata lo scorso anno, in classe seconda. Allora, io insegno in un istituto comprensivo, che è il Matilde di Canosse di San Benedetto Po, in una scuola primaria. Ecco, l'esperienza di narrazione con questi genitori è iniziata quando questi bambini, i miei alunni, erano in classe prima, quindi nel 18-19, continuata lo scorso anno e anche quest'anno. Questi genitori però erano genitori che avevano condiviso con me e anche con gli insegnanti della scuola primaria percorsi di narrazione anche durante il periodo appunto della scuola dell'infanzia. Ecco, in classe prima abbiamo i temi delle narrazioni, erano la presentazione dei bambini, la scelta del nome. In classe seconda invece la proposta era stata quella di lavorare soprattutto sulla condivisione delle regole, condivise tra la scuola e la famiglia. Il percorso iniziato in seconda si è concluso poi quest'anno e quindi la parte, diciamo che i primi incontri sono avvenuti in presenza, poi a causa del lockdown sono avvenuti tramite remoto, tramite il computer, insomma. E in terza invece abbiamo la proposta degli incontri di narrazione sono stati soprattutto relativi al valorizzare quanto l'esperienza che stavamo vivendo
di lockdown, comunque poteva aiutarci a cogliere quello che di positivo vivevamo nella nostra famiglia, nelle nostre relazioni all'interno della casa. E quindi abbiamo proposto, in questa situazione difficile si è rafforzato il rapporto con mio figlio e mia figlia, e poi, visto che siamo ritornati a scuola, anche se altalenanti, l'affetto della famiglia ritrovata durante il lockdown e il bello del ritorno a scuola. Ecco, quello che volevo presentarvi oggi però è soprattutto il percorso relativo alla condivisione delle regole. La legalità inizia in famiglia, continua a scuola e si estende in società. Il titolo che abbiamo dato a questa serie di incontri e di narrazione che abbiamo effettuato sia con i bambini a scuola che con i genitori era Le mie regole, le tue regole, le nostre regole. Allora, perché questa proposta? Perché abbiamo pensato questo percorso? Devo dire che l'ho potuto realizzare grazie anche alla collaborazione dell'altra insegnante che lavora con me. Io appunto attualmente lavoro sulle classi terze e sono insegnante prevalente in una classe, mentre nell'altra sono insegnante di scienze di inglese. E quindi anche l'insegnante dell'altra classe ha condiviso questo percorso con me. Ecco, quello che volevamo. Quello che ci siamo poste, perché abbiamo scelto questo tipo di percorso? Perché abbiamo pensato che era importante sviluppare il senso di rispetto nei confronti delle regole. La regola è vero che apparentemente ci limita, però parlando delle regole con i bambini, un bambino a un certo punto ha detto la regola, il diritto, abbiamo parlato anche di diritti e di doveri, no? E il bambino diceva il diritto, il mio diritto è quello che non lede, non danneggia quella che è la libertà dell'altro. Quindi volevamo che i bambini riconoscessero quello che era il valore delle regole. La regola non è un obbligo semplicemente, ma è quel qualcosa, quella linea che ci permette di vivere bene in serenità con gli altri. Ecco, volevamo che i bambini fossero protagonisti del loro processo formativo e creare un clima, favorire un clima per l'apprendimento in classe più sereno, perché sono classi nelle quali ci sono bambini con delle personalità abbastanza spiccate e quindi abbiamo cercato di creare un clima più sereno all'interno della classe. Poi, d'altro canto, volevamo appunto dare dignità ai genitori come autori delle regole dei giochi. Ecco perché il percorso che abbiamo proposto, la condivisione delle regole, sono state le regole dei giochi e poi anche le regole della conversazione. E anche perché volevamo che il patto educativo tra scuola e famiglia diventasse qualcosa di effettivamente concreto, di vissuto sia dalla scuola che dalla famiglia concretamente. E volevamo appunto che si facesse gruppo. Devo dire che già con un buon gruppo di questi genitori si era creata una rete, ma proprio perché c'era questa rete, il nostro obiettivo era quella di renderla ancora più forte e di estenderla anche ad altri genitori. Ecco, le attività che abbiamo proposto con i bambini c'è stata una problematizzazione, no? Il brainstorming, che cosa sono le regole, e poi abbiamo presentato ai bambini quello che sarebbe stato il percorso e abbiamo cercato di organizzare questo stesso percorso. Poi con i bambini abbiamo chiesto ai bambini di individuare quali erano le regole che funzionavano quando loro giocavano insieme, soprattutto nel momento dell'intervallo, nel momento del gioco libero, quando appunto non c'è l'attività motoria dove la regola è stabilita da quel determinato gioco. Con i genitori invece, allora, abbiamo presentato, cioè i genitori hanno raccontato, sia noi insegnanti come genitori ovviamente, e i genitori hanno raccontato degli episodi in cui le regole che erano state impartite, avevano funzionato, avevano avuto successo, con gli alunni o con i figli. E poi abbiamo chiesto a questi genitori di trascrivere queste regole a casa. Poi alcuni genitori, abbiamo chiesto ai genitori la disponibilità di leggere alcune delle loro narrazioni a scuola ai bambini. E devo dire che abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta, perché tutti i genitori avrebbero voluto venire a leggere queste regole. Ecco, con i bambini. Quindi i bambini avevano scritto quelle che secondo loro erano le regole che funzionavano.
I genitori hanno scritto invece quelle che secondo loro erano le regole che funzionavano. E poi abbiamo fatto con i bambini, realizzato un momento di confronto tra le due tipologie di regole. E abbiamo cercato di individuare con i bambini erano in piccoli gruppi, anche se insomma, con la mascherina, col distanziamento, però insomma un po' siamo riusciti ad effettuarlo. Ecco, questa seconda parte del percorso l'abbiamo realizzato quest'anno. No, non ovviamente non tramite il remoto. Ecco, abbiamo confrontato le due tipologie di regole e hanno individuato i bambini quelle che valevano in entrambi i contesti. Poi i bambini abbiamo diviso i ruoli, si sono occupati della rappresentazione grafica, chi si occupava del disegno, chi si occupava di scrivere con dei bei caratteri la regola e il risultato finale appunto è stato il librone delle nostre regole, dove sono scritte e rappresentate graficamente le regole che sono valide sia a casa, a scuola, per il gioco e anche relativamente alla conversazione. Poi abbiamo presentato ai genitori e alla dirigente questo nostro lavoro con grande entusiasmo da parte dei bambini e anche, devo dire, da parte dei genitori e delle insegnanti. Ecco, le considerazioni che ho fatto con la collega al termine di questo percorso è che la quasi totalità dei genitori ha partecipato dagli incontri. E per l'ultima parte, come dicevo, per una buona parte di questo percorso gli incontri sono stati realizzati in remoto. Ecco, e nelle nostre classi, come sento in molte altre, c'è una buona percentuale di bambini stranieri. E devo dire che l'averli realizzati in remoto ha favorito la partecipazione di molte mamme che in presenza non avevano partecipato agli incontri di narrazione. Probabilmente questo ha favorito dal fatto che potevano rimanere a casa e che potevano controllare i figli e partecipare all'incontro contemporaneamente. Ecco, dopo i gruppi di narrazione si è creata una rete che si è rafforzata ulteriormente tra i genitori e i genitori e gli insegnanti, tanto che questi gruppi di narrazione stanno dando vita a dei contatti e delle sinergie molto positive. Tanto che raccontavo recentemente a Rizziero, nella classe dove io insegno, è successo un evento molto tragico a un bambino e attorno alla tragicità di questo evento, attorno a questo bambino, si è creata una rete sia dei genitori che dei compagni e i genitori che si sono resi disponibili ad ospitare questo bambino, a invitarlo a giocare con i compagni, sono genitori che partecipano ai gruppi di narrazione. La mia riflessione è che la metodologia pedagogia dei genitori è sicuramente un ponte tra la scuola e la famiglia e questi percorsi sono proprio un seme molto efficace per la coeducazione e quello che il risultato che più sconvolgente di questo tipo di esperienza è che mi sono accorta e ho percepito di come i genitori si siano resi conto della valenza di questo percorso e di come il nostro ruolo di insegnanti non sia sminuito dall'incontrare i genitori anche attraverso questi incontri di narrazione. Quando io ho proposto nella mia scuola, e io da diversi anni non propongo questi incontri di narrazione, molti insegnanti, molte mie colleghe hanno avuto timore ad affrontare, a portare avanti questo tipo di esperienza, perché loro sostengono che l'incontrare i genitori per parlare di caratteristiche positive, per condividere le regole o quant'altro, sminuisca il nostro ruolo di insegnanti. Ecco, io devo dire che invece sento molto rafforzato il mio ruolo di insegnante da questo tipo di esperienza. I genitori che cosa hanno detto infatti? I genitori hanno detto che sento proprio di poter dire che questa esperienza va oltre l'ambiente scolastico, crea dei legami che non sono solo affettivi, ma che sono anche legami educativi. Questo soprattutto grazie all'ultimo percorso appunto sulla condivisione delle regole. Questa è una mamma che me l'ha scritto recentemente. Ecco, le persone di questo gruppo hanno tutte lasciato un'orma nella mia memoria che ricorderò con affetto ed emozione. È un ricordo stupendo che ha fatto bene a me e a Sofia, alla quale resteranno narrazioni che raccontano di lei come persona speciale e non sbagliata, come a volte traspare nella quotidianità, fatta di velocità e pretese, forse non proprio adatte ai tempi di un bambino. Ecco, adesso io
ho tutta l'intenzione di continuare questo tipo di esperienza di narrazione con i genitori, anche perché per l'anno prossimo ho già in mente qualcosa di nuovo. Grazie dell'attenzione. Grazie mille, credo sicuramente che sia la sua posizione, non quella delle sue colleghe, la posizione vincente. Adesso La parola adesso va di nuovo in Trentino, alla bene. scuola di Merano, Merano 1, e questa volta una scuola secondaria di primo grado con la professoressa Camilla Giunti. Buonasera, sì, io parlo a nome mio della collega Giusy Pistorio che ha seguito insieme a me il progetto quest'anno. Quest'anno abbiamo svolto degli incontri online con i genitori di una classe seconda. Gli incontri con la seconda sono incentrati sul tema della legalità, con un bellissimo progetto su Vittorio Corsio, il magistrato, mentre gli incontri con due classi prime, quindi due classi nuove arrivate, sono stati incentrati sulla presentazione dei ragazzi e in particolare sul loro vissuto in questo ultimo anno un po' particolare di pandemia e di didattica a distanza, sul loro percorso di crescita un po' particolare. L'esperienza, diciamo, la sperimentazione sull'uso delle narrazioni in classe l'abbiamo effettuata nelle due classi prime, non utilizzando testi scritti dai genitori dei ragazzi perché ancora non disponevamo di materiale. Abbiamo utilizzato le pubblicazioni che erano state fatte nella nostra provincia negli anni scorsi. Abbiamo scelto dei brani da leggere, alcuni brani relativi alla presentazione dei figli, quelli con i miei occhi, e altri relativi al rapporto con i nonni. Intanto, abbiamo constatato che l'ascolto di queste letture, fatte a voce alta dell'insegnante, è stato molto attento. Cioè, i ragazzi, ascoltando questi testi così autentici, così veri, derivanti da esperienze reali, esperienze molto concrete, che non li riguardavano direttamente, ma riguardavano dei loro coetanei, sono stati tutti molto attenti e molto incuriositi dalle letture. Poi l'invito alla riflessione, diciamo, l'abbiamo. C'è qualcuno che sta parlando? Forse se vuole spegnere il microfono, non ci sovrapponiamo. Poi abbiamo invitato i ragazzi a una riflessione scritta, ponendo alcune domande guida. Relativamente ai brani sui nonni abbiamo chiesto se i nonni fossero dei punti di riferimento e come loro vivessero, avessero vissuto il rapporto con i nonni. E subito abbiamo notato come la voglia di scrivere fosse tanta, non è così scontato nella scuola secondaria di primo grado. Hanno scritto tanto, hanno scritto testi molto autentici, magari anche un po' sgrammaticati, ma molto autentici riguardo a esperienze di infanzia, a stretto contatto con i nonni perché i genitori lavoravano, oppure rapporti con i nonni lontani che si sentono in videochiamata. O l'esperienza di vita nella fattoria, le lezioni di vita date dai nonni che valevano molto più di tante ore passate a scuola e cose del genere. Mi soffermerei in particolare sulle altre due domande guida, che diciamo, visto che appunto non avevamo testi dei loro genitori, ma avevamo letto testi relativi ad altri coetanei. Abbiamo chiesto ai ragazzi di fare uno sforzo di immaginazione e quindi abbiamo chiesto che cosa proveresti se qualcuno leggesse in pubblico la tua presentazione scritta dai tuoi genitori, come prima domanda guida, e l'altra, quanto è importante per te ascoltare una narrazione che metta in evidenza i tuoi aspetti positivi. E anche qui devo dire, i ragazzi si sono messi molto in gioco, con molta sincerità. E sono uscite delle risposte interessanti che ci hanno anche colpiti. Intanto hanno tutti espresso, si sono tutti immaginati coinvolti da una mescolanza di emozioni, veramente un caleidoscopio di emozioni che andavano dalla vergogna, all'imbarazzo, all'ansia per la paura del giudizio, fino alla felicità. Felicità del sentire i genitori che parlassero di loro in pubblico. Quindi una parola che non fosse più la parola dello spazio privato, lo spazio domestico, dove spesso c'è la lamentela o appunto il rimprovero,
o il richiamo all'ordine, alla regola, ma proprio il parlare del figlio in pubblico, prendersi anche il tempo di parlare del proprio figlio in pubblico in termini positivi. Qualcuno anche si è immaginato che appunto felici, molti felici perché si aspettavano appunto una gratificazione. Qualcuno si è invece anche immaginato che potessero uscire soltanto parole negative, soltanto critiche, perché evidentemente c'è anche un'esperienza di questo genere, no? In cui tanti genitori non si prendono il tempo e la cura di far emergere i dati positivi. Relativamente alla seconda domanda, cioè quanto è importante ascoltare una narrazione che mette in evidenza i tuoi aspetti positivi, citerei due frasi che mi sono sembrate significative. Uno dice: sentire qualcuno che parla di te in positivo ti rende felice, e le cose brutte che pensi su di te le pensi un po' di meno. Mi ha colpito questa frase perché parla molto di autostima, no? dell'importanza di coltivare l'autostima, di come sia facile che un ragazzo pensi male di se stesso e come sia importante avere invece un riscontro positivo che può arrivare da un genitore, come da un insegnante, insomma un riscontro positivo che arriva dall'adulto, dallo sguardo adulto, dallo sguardo che si fa parola. Un altro dice che appunto sarebbe ascoltare questa narrazione, sarebbe molto importante perché nonostante le piccole critiche, i lamenti dei miei genitori, le arrabbiature per sciocchezze, sentirei che nella loro mente pensano anche a cose che mi fanno stare bene. Anche questa frase mi è sembrata significativa perché questo ragazzo, ragazza adesso non ricordo, ha saputo distinguere. Ci sono i momenti della vita quotidiana in cui la relazione col genitore, la relazione nel pieno della routine, magari anche di una vita stressante, è fatta di piccole critiche, di lamenti, di arrabbiature per sciocchezze. Ma poi ci può essere invece un momento, uno spazio, in cui nella mente del genitore fioriscono cose che fanno stare bene i figli. E quindi ritorniamo all'idea di prima, no, del ragazzo che si sente importante, è felice perché si sente importante, perché i genitori si sono presi il tempo di fare spazio nella loro mente a pensieri positivi e addirittura di scrivere questi pensieri positivi. Quindi usciti da quell'oralità un po' frenetica fatta di lamenti, di riprese, di arrabbiature, aprire la mente, crearsi nella mente un'immagine del figlio. Perché la descrizione del figlio con i miei occhi non è descrizione del figlio che ho davanti a me in quel momento, è la descrizione dell'immagine che mi sono fatta nella mente di mio figlio, che è poi il succo di ogni narrazione, che sia narrazione di finzione o narrazione di qualcosa di reale, o di biografico, autobiografico. E allora il fatto che sentirsi importante perché i genitori appunto si sono presi il tempo di immaginare e di scrivere, di descrivere questa immagine del figlio che ha preso spazio ed è fiorita nella loro mente, mi è sembrato molto significativo. E tutte queste belle considerazioni appunto sono venute fuori leggendo testi che riguardavano altri, non loro stessi. E però anche la lettura di testi su coetanei e di altri genitori è stata per loro molto stimolante. Quindi sì, anch'io confermo che la sperimentazione appunto ha dato frutti positivi ed un lavoro sulle narrazioni in classe potrebbe essere molto produttivo. Grazie. Grazie, e anche alla scuola secondaria, sottolineerei proprio questa cosa, cioè anche alla scuola secondaria di primo ma anche di secondo grado. Può essere proprio uno strumento per lavorare con i ragazzi e per recuperare le famiglie che in quel contesto magari sono un po' più latitanti rispetto alla scuola primaria. Allora, l'ultimo intervento è di una veterana della rete con i nostri occhi, Sandra Di Scianni. Ciao a tutti. Allora, io devo dire che devo ringraziarvi perché è stato un pomeriggio di emozioni e si è realizzato un sogno. Parlavamo di sogni, questa parola sogni è tornata più volte, si è realizzato un sogno perché la rete è diventata ormai nazionale e più, no? È andata oltre. Oh no!
Sono? Sono ancora qua, sì, mi stava dando abbandona la. E in più devo ringraziare i colleghi perché hanno accettato la sfida di sperimentare, ecco qua, allora ci sono, di sperimentare nelle relazioni in classe, di sperimentare quelli che sono gli strumenti della pedagogia dei genitori. Quello che si vuole fare insieme era di provare a raccogliere queste esperienze, queste emozioni. Quindi all'interno di quello che è il libretto che poi Daniela e Giulia dopo presenteranno, creare una sezione e i colleghi, insomma, le sei scuole che hanno anticipato le loro esperienze, hanno fatto è quella di creare appunto una raccolta di queste esperienze e di condividerle. Io, insomma, è nata questa idea perché noi insegnanti abbiamo proprio bisogno di relazioni e di condividere emozioni, perché il nostro lavoro è fatto di emozioni. Siamo, cioè, all'interno delle riunioni della rete ci siamo detti che avevamo bisogno di confrontarci, è nata così la rete, perché è una rete di relazioni, io non smetterò mai di dirlo, avevamo bisogno di stimoli, di condivisione e di nuove emozioni e oggi pomeriggio ce ne sono state veramente tante. Quindi all'interno del libretto l'idea è quella, e insomma Giulia e Daniela l'hanno fatto e di continuare a farlo, di creare uno spazio di raccolta di queste esperienze dove noi insegnanti possiamo affacciarci e sbirciare, rubare, prendere emozioni. Io ho letto tutti i vostri lavori e mi sono venuti in mente tanti spunti, ho provato un po' a raccoglierli, a dividerli per aree, per come avremmo potuto, potremmo poi in futuro, no, rubare le vostre idee e lavorare nelle nostre classi, perché penso che le narrazioni e la raccolta delle narrazioni siano di tutti, no? Non è di chi le scrive, ma di chi poi le usa, le legge e ne fa, mi viene da dire cosa buona. Io ho provato a immaginarmi a settembre di pensare cosa fare, come fare, tutta una serie di attività, di programmazione, e ho inserito i vostri lavori appunto qui ho preso quello di Casal Borgone, di altri nei linguaggi, ma tutti gli strumenti della pedagogia dei genitori, non solo le narrazioni, possono essere usate all'interno delle classi. Educazione civica, tante de di quelle, dei vostri racconti oggi pomeriggio, io li ho letti. Vanno in quella direzione. Quest'anno ho seguito, essendo a casa, quindi la formazione, no, è online, diversi corsi sull'educazione civica e molte volte mi sono detta, bah, sì, no, non c'è nulla di nuovo e forse all'interno della rete si fa davvero educazione alla cittadinanza e ci sono tanti, tanti stimoli. Quindi l'idea è proprio quella di condividere questo materiale in uno spazio comune dove ognuno di noi, se ha voglia di emozioni, di stimoli, possa andare e trovare, ma possa andare anche mettere e condividere altre esperienze. Io oggi appunto ho provato così a razionalizzare, come dico ai miei figli, no? A sistemare ogni tanto le loro stanze, ho provato a sistemare, leggendo i vostri lavori all'interno delle discipline che in classe dobbiamo poi a inizio anno programmare, dall'infanzia alla scuola di primo grado e di secondo, perché no? Insomma, l'idea è questa, è quella di costruire questa raccolta e di creare sempre più un ponte tra scuola e famiglia, far entrare la scuola, la famiglia dentro la scuola e creare davvero una buona relazione, creare davvero il fatto di corresponsabilità, creare una consapevolezza condivisa e che arrivi dal basso. E dal basso non ci sono solo i genitori, ma ci siamo anche noi insegnanti e ci sono i bambini che abbiamo nelle classi. Secondo me l'uso didattico delle narrazioni è un modo appunto per accogliere la pedagogia dei genitori, mi viene anche da dire la pedagogia della famiglia, cioè da accogliere tutto quello che la famiglia hanno da dirci e da insegnarci dentro la programmazione di classe. E a me è venuto così, parlando di sogni e leggendo i vostri lavori, perché non provare a fare insieme, insomma, in futuro un libretto di lettura per bambini, raccogliendo tutte quelle belle storie e magari provandola a illustrare. Abbiamo visto come i bambini dell'infanzia sono dei super artisti. E niente, io insomma lascio poi la parola a Giulia e Daniela, ci rivedremo sicuramente a settembre, sempre per il primo incontro, e mi sono immaginata di riposarmi dormendo
e però di continuare a sognare. Voi avete parlato di ponti, insomma, di emozioni. Boh, continuiamo a lavorare insieme e a non perderci di vista. La rete per me è questo, è proprio una grande energia. Grazie. Ora si registrerà la conferenza. È andata. Benissimo, perché e io vai. non riesco a rimanere collegata a lungo. Siamo a posto così. Bene. Allora, come già anticipato da Sandra, a questo punto, questo è il momento, diciamo, in cui tutti gli anni, la parola va a Giulia Deiro e a Daniela Truffo che presentano la loro raccolta dell'attività delle scuole, no? Di quello che le scuole hanno prodotto. Quindi cedo volentieri la parola a loro due. Allora, buongiorno. Ogni tanto rifletto sul ruolo mio di Daniela e quest'anno mi è venuto in mente che sembriamo un po' delle zie, no? Nel senso che riceviamo tutte le fotografie delle cose fatte dai nipotini all'interno della rete, no? E piene di orgoglio cerchiamo di metterle insieme per farle vedere poi agli altri. E questa è l'immagine che un po' ho avuto di noi. È un ruolo bellissimo quello mio e di Daniela, che ci permette di vedere tutto quello che insomma c'è all'interno della rete e con quanta ricchezza gli spunti di anno in anno insomma vengono rielaborati. È bello proprio vedere come anche nella diversità le diverse scuole riescono a mettere insieme pezzi della storia di questa rete, creandone nuove piccole storie che vanno ad incrementarsi di volta in volta. Prima la dirigente Prezzoli diceva dell'azione, insomma, generatrice del seminare. E in questo la documentazione è proprio ha un ruolo importantissimo per noi che riceviamo, ma anche per cercare di dare spazio a tutte le esperienze che sennò rimarrebbero nella storia delle singole scuole e non diventerebbero storia comune, ecco. Quindi Daniela fa un lavoro, un grandissimo lavoro, che è quello di raccolta, e poi insieme cerchiamo sempre di dargli una forma per poterlo condividere. Settembre, anche quest'anno avremo il nostro libretto, ma tutti gli anni ci teniamo proprio a darvi un piccolo resoconto, un piccolo conto di quello che insomma ci è stato inviato, perché è sempre un lavoro grande e che merita di avere uno spazio, ecco. Quindi ci teniamo sempre a avere un piccolo spazietto per far vedere a tutti quanto siamo orgogliose da zie del lavoro che si sta facendo. Ecco. Daniela aveva scelto questa frase, adesso gliela lascio commentare. E il fatto di seminare e di seminare tutti gli anni, di seminare giorno per giorno, e la rete lo fa dentro le sue piccole realtà, è sempre un aspetto che mi affascina un sacco, perché rende l'idea di un lavoro che cresce, no? Di un lanciare, di dare il proprio contributo, di prendersi cura, un po' come ci diceva Domenico Chiesa, di essere in qualche modo responsabili non solo della realtà dentro la propria scuola, ma con la documentazione si diventa responsabili di una realtà più grande, ecco. Daniela, vuoi leggerlo tu, visto che insomma era la frase Sì, che aveva tanto colpito? ma mi aveva colpito perché il nostro si chiama Seminario per Seminare e allora mi sembrava importante mettere il senso di seminare. Semina impegno, raccoglierà risultati. Semina onestà, raccoglierai onore. Semina gentilezza, raccoglierai gratitudine. Semina amore, raccoglierai felicità. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente, non stancarti mai di seminare. E noi non ci siamo mai stancati, per la verità. Anzi, io ogni anno ricevo tantissime narrazioni, tantissime riflessioni dalle scuole, quindi questo funziona. Infatti, Giulia ha provato a fare una sintesi in questo brevissimo video, ma poi naturalmente il libretto sarà molto più completo e ampio.
Sì, ci tenevamo anche con Daniela a farvi sapere che siamo sempre molto orgogliose perché ogni anno diciamo, beh, ma con tutte le difficoltà di quest'anno sarà difficile, no? Ricevere documentazione. E invece il nostro lavoro è sempre grande e perché ognuno di voi ha continuato a seminare anche quando il terreno ha incominciato a sembrare arido, insomma, questi 2 anni sono stati faticosi per tutti. Ma dentro la scuola e per la pedagogia che ama la relazione, forse ha un po' di più, una sfida grande, ed è bello vedere che nonostante le avversità, insomma, nonostante le difficoltà, ci sia tantissima energia e tantissima voglia di seminare. Pensando con Daniela anche al fatto che alcune volte ci aspettiamo risultati immediati, no? Io i primi tempi che lavoravo con la pedagogia mi avevano detto che assomiglia di più, non assomiglia a un antibiotico, ma assomiglia di più a una cura naturale, no? Per cui alcune volte bisogna aspettare un po' per vedere i risultati. L'ultima frase letta da Daniela, che è di Madre Teresa di Calcutta, diceva anche di seminare anche quando insomma non si vedono i risultati. Io quest'anno, durante una mia esperienza personale, in un momento di fatica, mi sono detta: beh, ma caspita, alcune volte seminiamo, ma non vediamo, no? Non vediamo crescere, no? E una persona che era lì accanto a me mi ha detto: ma sei sicura di non aver seminato un castagno, no? Come a intendere che forse alcune volte ci aspettiamo dei tempi sempre stretti e invece alcune volte ci vogliono dei tempi più lunghi, no? E forse nella parte di nostra, no? Di pedagogia dei genitori, delle relazioni, alcune volte il seme ci mette un po' a crescere, alcune volte non è immediato, ma poi i risultati si vedono, ecco. Vi lascerei con Daniela che ha fatto un piccolo bilancio rispetto a l'attività svolta in quest'anno dalla rete e alle criticità e ai punti di forza che invece sono stati individuati dalle scuole, ecco. Ma più che un bilancio, ho trovato che questo bilancio per la prima volta i punti di criticità a volte erano anche per altri punti di forza. Cioè, questa narrazione a distanza in realtà per qualcuno è stato più facile, per altri più difficile, nel senso che qualcuno ha trovato disponibilità maggiore da parte delle famiglie perché magari era in un orario diverso, magari non c'era il problema della chiusura della scuola, di correre. Magari per qualche altro aspetto veniva più facile, si sentivano a volte i genitori più protetti da uno schermo che non in presenza. Dall'altro invece molti hanno patito un po' questa situazione, soprattutto quelli storici, genitori, insegnanti che si ritrovavano sempre in presenza, hanno trovato più difficile. Nonostante questo, hanno tutti sperimentato narrazioni a distanza, qualcuno è riuscito anche a farle in presenza, nel cortile di una scuola, in uno spazio aperto. Quindi sì, è stato ovviamente un tentativo di ritorno alla normalità. E la voglia di tornare comunque alla normalità è molto forte, molto chiaramente sentita. Forse qualche difficoltà magari sulle famiglie straniere, anche se prima sentivo che magari invece si sono ritrovate a partecipare più facilmente, per alcuni è stato più complicato perché in presenza erano più aiutati dagli altri genitori, dagli insegnanti e quindi si sentivano un pochino più sfondate, diciamo. Così qualcuno ha un po' rinunciato, però nell'insieme i gruppi magari non sono stati sempre numerosissimi, ma l'attività della pedagogia dei genitori non si è mai fermata. Infatti parlava un genitore di resilienza, ma è vero, cioè in fondo noi abbiamo attraversato 2 anni stranissimi con un vento nostro personale che non ha mai dato comunque segno di cedere, perché abbiamo trovato sempre il modo di garantire i nostri appuntamenti, di comunque trovare il modo di parlarci, di raccontarci. Quindi anche i genitori dicevano: è importante questo momento per noi di ascolto degli altri verso di noi e il contrario, anche perché molti avevano dubbi, incertezze, si sentivano anche un po' isolati a volte. Questo ha concesso loro di potersi confrontare, magari di trovare anche soluzioni a volte delle cose che avevano in testa.
Certo, le narrazioni scritte non tutti i genitori si sentono magari di mandarle, perché è difficile a volte riassumere i pensieri, così. Però è anche vero che invece tantissimi l'hanno fatto. E leggendo queste narrazioni, che io invece ho spulciato molto proprio per capire, per cominciare a costruire un po' questo libretto, no? Sono narrazioni di tantissimi tipi, dalle cose positive dei figli, al tempo passato insieme, agli interessi extrascolastici, al rientro a scuola dopo il lockdown, a quelle di fine ciclo e di inizio, perché c'erano le prime classi. Cioè, veramente ho trovato tantissimi spunti narrativi di ogni tipo, sul colore che potrebbe essere il figlio, il supereroe, quindi tantissimi aspetti e tantissime riflessioni. E ho trovato anche che, per esempio, c'erano delle lettere appunto dei genitori ai ragazzi che finivano magari la terza media e cominciavano un percorso differente, e quindi di augurio, anche di racconto, perché qualcuno ha raccontato appunto anche in classe la propria esperienza di studio e di lavoro. Quindi diciamo che il bilancio io lo trovo molto positivo, ma anche di oggi, nel senso che siamo riusciti a scambiare tantissime idee che penso che possano seminare come vogliamo noi. E poi l'altra cosa che pensavo è che veramente questa rete si prende cura degli altri, perché giustamente c'è spazio per tutti, anche nel libretto, come negli incontri, c'è un'attenzione a che tutti abbiano comunque uno spazio, un modo di confrontarsi. Io lavoro in un'istituzione pubblica, non sono un insegnante, però proprio come istituzione pubblica io credo che noi dobbiamo prenderci cura del nostro lavoro, e il mio lavoro è seguire questa rete. Per cui vi ringrazio tantissimo, poi il prossimo anno naturalmente continuerà con le modalità solite, forse riusciremo anche a vederci in presenza, però teniamo sempre conto che in questa modalità abbiamo potuto avere un confronto maggiore con realtà anche più lontane. Può darsi che si possa trovare una mediazione, magari in presenza, con un collegamento magari di altri che vivono appunto in posti più lontani. Sicuramente una bella esperienza, anche questa ci ha fatto riflettere. Non è mai tutto negativo, come noi sappiamo, perché nella nostra rete noi vediamo in positivo. Grazie Giulia. Sì, concludiamo solo lasciando alcune frasi nate proprio dalla rete. Il titolo dell'intervento e dell'incontro di oggi era diventare se stessi tramite gli altri, e chi più della rete fa questo, nel senso che riesce ad avere una vita e una vitalità grazie proprio al fatto che c'è uno scambio, c'è un confronto, c'è un dialogo, e quindi mi piaceva lasciarvi con alcune frasi che arrivano da alcune delle scuole della rete che hanno un po' raccolto l'esperienza di quest'anno e che in realtà raccolgono l'esperienza di questi anni vissuti insieme alla pedagogia dei genitori. Ne leggerei qualcuno in modo che rimangano un po' nello spazio e nella riflessione, visto che oggi è stata una giornata bellissima e molto intensa anche a livello emotivo. Vi lascerei con alcune parole delle scuole. La pedagogia è un sostegno, una catena che unisce tutti coloro che partecipano, un'unione che dà forza in momenti difficili e ci educa ad esprimere solo cose belle. Ed è un po' l'insegnamento che abbiamo dovuto far nostro. Con Daniela eravamo da zie orgogliose, quest'anno ancora più orgogliose di vedere quanto finalmente il bilancio è andato a favore di cose belle, nonostante veramente un anno difficile. I primi anni spesso forse non avevamo ancora fatto del tutto nostra la filosofia della pedagogia dei genitori, e quindi ci trovavamo ad affrontare spesso dei bilanci che erano ancora un po' puntati sulle criticità. Nonostante quest'anno di criticità ce ne siano state a iosa, a vedere che le scuole sono riuscite a recepire il messaggio positivo che il zero riesce sempre a seminare, e in questo caso a seminare veramente nel corso degli anni, è stato proprio un motivo di orgoglio. Questi incontri fanno crescere, creano un clima di rilassatezza e ci fanno stare bene. Il positivo si vive insieme, il cerchio arricchisce sempre di più, no? Ed è proprio un po' il senso di questa pedagogia, che mette insieme, che si prende cura delle relazioni e lo fa partendo dalle cose belle che si possono condividere.
Questa è un'immagine bellissima che arriva da Casal Borgone con delle cose bellissime che escono da scuola in un cerchio che in qualche modo avvolge quello che sta fuori. Ed è un po' il senso della pedagogia dei genitori che apre le proprie porte delle scuole, quest'anno in modo modalità magari un po' diverse, ma che permette di fare entrare energie nuove e positive per il resto del tempo. Forse anche un po' l'idea del gruppo di ricerca sull'uso didattico delle narrazioni, no? Di aprire le scuole e far entrare la pedagogia dei genitori non più magari negli orari serali che a cui è un po' relegata durante i gruppi di narrazione, ma durante un tempo che sia più vasto e che coinvolga anche i bambini e i ragazzi in prima persona. Abbiamo la famosa ode dei genitori. Io credo che a un certo punto dovremmo invitare come special guest la mamma Carolina, che ci invia sempre la parte poetica della pedagogia dei genitori. Barbara Gambarotto, dobbiamo creare questo momento, diciamo, con questa mamma che ci invia sempre queste parole super carine. Ve le leggo. È proprio un'ode intitolata Pedagogia dei genitori. Dai primi anni alla primaria ci si fa strada e anche alla secondaria ci aggrada. In questi tempi è cambiata la piattaforma, il cerchio più ampio, perché tutto si trasforma. Nel piazzale è arrivata una rappresentanza, perché la pedagogia dei genitori si pratica con lungimiranza. A volte siamo pochi, a volte di più. Tra mamme, papà e insegnanti, quel che importa è trovarci faggiù. A dire e ridere bene delle mie ragazze spumeggianti, scopro virtù e qualità illuminanti. Le storie di cavalli piacciono a Miranda, e per farla star bene a quelli mi ci si rimanda. Per dirla in breve, la pedagogia accorcia le distanze, dopo ogni incontro si trovano nuove alleanze, e anche se ci si trova su Zoom, il cuore ogni volta a ritmo fa boom. E poi abbiamo ancora un'ultima riflessione. Eppure ogni volta, dicono, si instaura fin dal primo istante un'atmosfera intima, rilassata e rilassante. Favorisce, oltre il dialogo, anche una profonda empatia tra mamme praticamente estranee tra loro, ma desiderare di approfittare di questa occasione per capire meglio i propri figli e le dinamiche del loro universo. E poi arriviamo ai grandi, perché di questa rete che coinvolge tutti, grandi e piccini, e qua è una riflessione di un insegnante del liceo Ferraris. Il gruppo di narrazione è comunque sempre uno spazio di confronto, senza giudizio, senza voler giungere alle conclusioni, senza voler dare definizioni. È un luogo di apprendimento degli altri e dalle altre, di efficace cittadinanza attiva. E poi arriviamo ai superpoteri della metodologia che Ricci Brusasco ci ha regalato, in una versione simpatica, ma che forse chiude tutto il lavoro che la rete e le scuole stanno facendo, trovando delle parole chiave, che sono le parole che sono i superpoteri della pedagogia, dei superpoteri che, un po' come succede ai supereroi, ogni volta si arricchiscono, e quindi abbiamo l'ascolto, il sostegno, la possibilità di alleggerirsi, di condividere, di creare legami, di riscaldarsi e di rassicurare. Tutte parole che effettivamente racchiudono anche un po' la giornata di oggi, no? Da cui usciamo probabilmente riscaldati e allo stesso tempo alleggeriti, perché vedere in positivo alcune volte alleggerisce anche la realtà che si vive. E con questo davvero arriviamo alla conclusione. Quest'anno eravamo dei puzzle in un video, ma la bontà della modalità non è cambiata rispetto alla magia del cerchio. L'essenza della pedagogia è stata percepita, il sapore delle emozioni è stato vissuto. Ci siamo vestiti di bellezze e i battiti del cuore, quando si è parlato di genitorialità, sono rimbombati da una casa all'altra. Ed è forse quello che abbiamo vissuto ancora oggi, no? Vedendoci come dei piccoli puzzle, ma nello stesso tempo riuscendo a condividere grandi cose. Ed è un po' il ringraziamento che ci teniamo io e Daniela a fare a tutti voi. Seminate con
seminare sotto il sole della metodologia a chi ha contribuito a far risuonare il cuore della genitorialità, va il nostro grazie e il nostro arrivederci a settembre, quando ricominceremo a far risuonare i battiti della genitorialità da una casa all'altra e sperando magari di riuscire a farli battere in un'unicola, magari potendoci vedere. Ecco. Grazie moltissime a Giulia e a Daniela, perché credo che abbiano condensato tutto quello che si poteva dire sulla pedagogia dei genitori, quindi veramente come al solito tutti gli anni è un quadro chiaro, preciso e direi anche emozionante sempre. Penso che ci siano, Daniela, ancora due interventi, giusto? Due interventi di due scuole che mi sono vicine, nel senso che uno è l'intervento della maestra Fiorella Miotti, che è la referente della pedagogia dei genitori dell'IC di Volpiano, e l'altro è l'intervento della maestra Alessandra Oltracqua, che è la referente della pedagogia dei genitori dell'IC Pertini di Torino, che quest'anno ho avuto il piacere di avere in reggenza. Quindi lascio la parola prima a Fiorella e poi ad Alessandra. Grazie mille, buonasera a tutti. Questa conclusione del convegno di oggi è proprio la dimostrazione che la rete di pedagogia dei genitori crea dei legami, perché io conosco Alessandra Oltracqua ormai da diversi anni proprio grazie a pedagogia dei genitori. E oggi io e lei abbiamo il piacere di concludere appunto questo convegno, questo seminario, e sotto, come dire, sotto la presidenza appunto di Stefania Prazzoli, che è il nostro dirigente scolastico sia appunto di Volpiano sia dell'IC Pertini. Quindi direi proprio che è la dimostrazione più perfetta che la rete con i nostri occhi crea dei legami. Allora io sono un po' in imbarazzo, dico la verità, perché ho sentito talmente tante cose belle che aggiungere ancora qualcosa veramente mi crea difficoltà, perché non saprei cos'altro dire per arricchire questo pomeriggio che è già assolutamente così ricco e così intenso. Io credo che ecco, quello che posso aggiungere a tutte le cose belle che sono state dette è una riflessione che cercherò di fare brevissima per non togliere spazio ad Alessandra. La riflessione che faccio è la seguente. Oggi ci siamo trovati qui per quasi 3 ore in un grande gruppo di narrazione. Esattamente come fanno i nostri genitori a scuola, noi ci siamo seduti attorno ad un tavolo immaginario e abbiamo iniziato a raccontare le cose belle. I genitori raccontano le cose belle dei loro figli, noi abbiamo raccontato le cose belle delle nostre scuole. E davvero credo che ognuno dei presenti avrebbe qualcosa da dire di bello che è stato realizzato nella propria scuola. Io non starò a raccontare quello che è stato fatto a Volpiano, che è molto tradizionale, diciamo così, rispetto agli strumenti della pedagogia dei genitori, quindi abbiamo svolto il percorso con i nostri occhi, abbiamo effettuato diversi gruppi di narrazione, abbiamo utilizzato le schede di continuità dei vari ordini di scuola. Diciamo ci siamo tenuti su una linea appunto originaria di pedagogia dei genitori, non ci siamo molto addentrati nella sperimentazione delle narrazioni. Però ecco, proprio come in un gruppo di narrazione i genitori raccontano le cose belle che sono state fatte, che vedono nei loro figli, e poi utilizzano quelle cose belle per riflettere sulla loro azione educativa, anch'io in questo grande gruppo di narrazione che oggi vorrei fare la stessa cosa. Cioè non partirei tanto da quello che è stato fatto, che è sicuramente molto positivo, ma mi piacerebbe che quello che è stato fatto ci aiutasse per illuminare le cose che magari nelle nostre scuole non funzionano tanto. Ed è un po' questo il percorso che quest'anno abbiamo cominciato ad avviare nella nostra scuola, parlo appunto dell'IC di Volpiano, attraverso anche l'aiuto del professor Chiesa, attraverso due focus group, uno proprio diretto dal professor Chiesa e anche attraverso un convegno a cui abbiamo partecipato, organizzato dalla Fondazione di San Paolo per la rete di connessioni. Cioè quest'anno, oltre a sperimentare gli strumenti tradizionali di pedagogia dei genitori, abbiamo iniziato a fare una riflessione su come questi strumenti
strumenti di pedagogia dei genitori illuminino e, come dire, permeino di sé anche le relazioni all'interno della nostra scuola e all'esterno della nostra scuola. All'interno della nostra scuola, in particolar modo tra noi docenti, nel senso che quello che avviene all'interno delle classi grazie a pedagogia dei genitori non può non avere delle ripercussioni sulle relazioni tra noi insegnanti e tra gli insegnanti e la dirigenza. Quindi abbiamo iniziato ad esaminare come pedagogia dei genitori non sia soltanto uno strumento offerto dalla scuola ai genitori, ma sia uno strumento che può aiutare la scuola stessa a migliorare se stessa. Anche perché è risaputo che il collegio docenti si forma per lo più in maniera casuale, nel senso che sono gli insegnanti che scelgono di venire a Volpiano o per un anno oppure per tutta la loro carriera, e che magari scelgono poi di trasferirsi, di andare altrove. Quindi molto spesso il collegio docenti non è unanime, a differenza ad esempio di altre scuole, penso ad esempio all'America, all'Inghilterra, dove il collegio docenti viene formato sulla base anche di una scelta valoriale, quindi l'insegnante viene assunto da una certa scuola perché condivide i valori di quella scuola, non viene assunto da quella scuola per un concorso o una graduatoria. Quindi il collegio docenti altrove si forma su scelte valoriali. Ebbene, pedagogia dei genitori aiuta il collegio docenti delle varie scuole a unirsi a, mi viene la parola coalizzarsi, ma non è la parola giusta, preferisco appunto la parola unirsi attorno ad una scelta valoriale forte. Quindi le scuole, noi ormai da diversi anni che portano avanti pedagogia dei genitori, sono scuole che inevitabilmente devono riflettere sui valori che vogliono trasmettere attraverso pedagogia dei genitori e che attraverso pedagogia dei genitori fanno permeare anche negli altri progetti che portano avanti. Ad esempio, penso a tanti progetti legati all'educazione civica, legati all'educazione ambientale, che sono progetti che per loro natura portano la scuola all'esterno, non possono essere progetti vissuti esclusivamente all'interno delle scuole. Quindi abbiamo iniziato ad avviare questa riflessione, speriamo insomma di poterne poi condividere i frutti magari nei prossimi incontri della rete. E abbiamo riflettuto anche sul rapporto tra pedagogia dei genitori e gli enti locali, che sostengono molto fortemente a Volpiano pedagogia dei genitori e che hanno, grazie a pedagogia dei genitori, abbiamo decisamente migliorato il rapporto sia con l'ente locale sia con i servizi sociosanitari. Quindi ecco, apporto soltanto questo contributo, cercando proprio appunto di riassumerlo nei minimi termini a questo tavolo di gruppo di narrazione, portando appunto questa riflessione. In pedagogia dei genitori ci aiuta, sì, e offre sicuramente uno strumento di grande corresponsabilità, visto che questa parola è emersa più volte in questo tavolo, ma è anche uno strumento efficacissimo per riflettere sui valori che la scuola stessa vuole trasmettere ai nostri alunni e sulle modalità con cui la scuola deve interagire con gli altri contesti, quali quelli dell'ente locale o dei servizi sociosanitari. So di essere stata un po' troppo sintetica, forse, spero che il messaggio sia passato, ma appunto voglio lasciare ancora qualche minuto ad Alessandra e ai relatori per le conclusioni. Grazie a tutti, sono come sempre molto contenta di aver partecipato e ci vediamo a settembre. Grazie. Allora, la parola ad Alessandra Oltracqua. Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi. Immaginate la mia di emozione, grazie alle parole di Fiorella, ed è proprio così. Io mi aggancio al suo discorso perché senza parlarci poi appunto lavoriamo insieme da parecchi anni, anche se siamo stati a distanza, abbiamo delle riflessioni comuni. Innanzitutto abbiamo anche condiviso la preside e questo lo metto un po' a inizio del mio discorso perché io e lei ci siamo trovate a parlare di pedagogia proprio nel nostro ultimo collegio dei docenti.
Io sono insegnante della scuola primaria di un istituto molto grande di Torino, che è l'Istituto Comprensivo Sandro Pertini, che è un istituto molto complesso per la zona in cui si trova, per la realtà che rappresenta. E pedagogia dei genitori, come diceva la preside, è diventato per noi un modo un po' di veramente creare delle alleanze, dei ponti tra gli insegnanti e le famiglie in presenza anche di determinate problematiche, come vi dicevo, un po' il quartiere, la scuola in sé portano. E in questi 2 anni fare pedagogia da noi è stato, come per voi, molto particolare essendo a distanza, perché è vero, come diceva Daniela, che forse qualche genitore in più addirittura l'abbiamo avuto perché grazie a questi collegamenti, magari più tardi nel pomeriggio, no, è stato possibile per qualcuno in più partecipare. Però anche è vero che ci è mancato molto il nostro cerchio, il nostro guardarci in viso, il nostro scrutare le espressioni degli altri mentre parliamo dei nostri ragazzi, perché parliamo dei nostri ragazzi come genitori, dei nostri ragazzi come insegnanti, perché da una parte sono anche un po' i nostri figli, mi sento di dire. Nella mia scuola si è sentita la necessità di pedagogia. Io mi sono sentita dire: maestra, ci faccia la pedagogia. Non importa se siamo distanti, se siamo computer, lei ce la faccia lo stesso. E ci è capitato, insomma, di proporre ai genitori alcuni argomenti, ma vi devo dire la verità che loro hanno avuto bisogno della pedagogia in questo momento, proprio anche scegliendo tra i temi generatori quelli un pochino più attinenti al periodo strano che stiamo vivendo. Quindi hanno voluto proprio questa vicinanza, tra virgolette, proprio questo aiuto anche nelle tematiche che poi hanno scelto come argomento di gruppo di narrazione. E i genitori che hanno partecipato hanno sempre partecipato con grande entusiasmo, emozione e commozione, nel senso che ci insegna sempre Rizziero, no? Il muovere con tutte le nostre emozioni in momenti difficili anche nostri, di chiusura della scuola, non della scuola nostra, ma in generale della chiusura, e di quarantena invece nostre. E quindi riuscire a tirare fuori il positivo da genitori che in quel momento erano particolarmente provati e anche per cose un pochino appunto pesanti che le riguardava, è stata davvero una ventata d'aria pulita e buona. Il titolo del seminario di oggi è Diventare se stessi tramite gli altri, e io faccio quest'ultima considerazione. Questo è capitato a me oggi, grazie a voi. Io mi sono rivista, no? Sono diventata me stessa ascoltandovi, in un certo senso guardandovi, ascoltando di tante esperienze bellissime, alcune sono state anche le mie, con tanta umiltà, e altre che invece mi daranno soprattutto stimolo e spunto, e quindi sicuramente trarremo vantaggio anche da questo come scuola. Però il vedere se stessi attraverso gli altri è successo molto ai genitori della nostra scuola, trovandosi durante questi gruppi di narrazione, diciamo che abbiamo un po' centrato, abbiamo anche un po' superato questa sfida dell'inizio dell'anno di provare a fare gruppi di narrazione a distanza, perché proprio attraverso gli altri genitori hanno visto e trovato se stessi, mi sento proprio di dirlo. E a testimonianza, a dare a valore tutto questo, vi leggo non le mie considerazioni, ma le considerazioni di alcuni dei genitori che fanno parte dei nostri gruppi di narrazione,
genitori che hanno voluto partecipare anche unendosi a genitori delle altre classi. Questo è stato molto bello, tanto che abbiamo noi creato proprio un Meet solo per la pedagogia. Quindi vi leggo quelle, e mi sembra giusto dare voce a loro, i genitori, che sono i veri protagonisti della pedagogia. La pedagogia dei genitori è condivisione, è riscoprire in se stessi e negli altri pensieri dimenticati e dare un significato positivo a tante cose che si danno per scontate. Pedagogia dei genitori è imparare a raccontarsi, riuscendo a superare la forte emozione che ti assale quando devi aprirti al gruppo, e acquisire però la consapevolezza che nel gruppo nessuno ti giudica, ma tutti ti ascoltano. La pedagogia è un momento di vera umanità, di vero confronto e di fiducia reciproca, e lasciarsi andare senza badare a chi ti osserva, e vedere che c'è chi si emoziona e ti ascolta veramente. La pedagogia dei genitori è come guardare un album di fotografie. Suscita ricordi ed emozioni, vedere le proprie immagini e apre il cuore nell'osservare le esperienze altrui. Grazie a tutti voi e spero di vedervi davvero presto. Grazie Alessandra, grazie Fiorella. Allora, oggi devo dire che Riziero, la pedagogia ha superato se stessa, perché è andata non solo al di là dei confini del Piemonte, ma è andata anche al di là dei confini dell'Italia, perché abbiamo un insegnante dalla Colombia. Quindi direi che portiamo insomma il nostro saluto, e la pedagogia dei genitori porta il suo saluto al di là del mare, al di là dell'oceano, siamo arrivati fino al Sud America, e quindi credo che questa sia veramente una cosa bellissima e a maggior ragione il segno del successo che questa metodologia ha, della valenza positiva di questa metodologia. Io ho il compito di chiudere, e chiudo veramente con due considerazioni veloci, anch'io facendo riferimento al sottotitolo del seminario di oggi, perché le mie prime considerazioni erano relative al seminario per seminare, però sicuramente nella mia riflessione sono stata veramente colpita anch'io dalla diventare se stessi tramite gli altri. Trovo che questo sottotitolo sia straordinario, perché è in effetti nella relazione con l'altro che io mi conosco. E allora, all'interno del gruppo di narrazione, io genitore conosco me stesso nel confronto con gli altri, conosco i miei limiti, conosco anche le mie potenzialità. E questo mi dà una forza enorme, cioè mi fa superare quella solitudine del ruolo dei genitori che è sempre più diffusa, no? I nostri genitori, i nostri nonni vivevano all'interno di comunità allargate, dove comunque ci si prendeva cura insieme del bambino. Adesso i genitori sono spesso molto soli, quindi all'interno del gruppo di narrazione il genitore supera questa solitudine, gode di uno spazio di ascolto che è privo di giudizio, e questo è l'unico spazio di ascolto privo di giudizio, perché abbiamo l'abitudine di raccontare tutto sui social, ma spesso veniamo anche massacrati, no? Nel momento stesso in cui esterniamo, oppure derisi. Nel momento in cui esterniamo noi stessi. Il gruppo di narrazione è un luogo di ascolto protetto. E allora volevo concludere uscendo, visto che ci sono state le zie, io volevo uscire un attimo dal ruolo di dirigente ed entrare in quello di mamma, perché dopo aver conosciuto la pedagogia come dirigente, in realtà l'ho sperimentata anche come genitore. Perché quando mia figlia, la più piccola, si è iscritta in prima elementare, le insegnanti hanno inaugurato il gruppo di narrazione. E devo dire che, siccome, spero che non mi senta, era un po' faticosa, nel senso che era una bimba molto richiedente,
quando la, l'input, diciamo, delle insegnanti è stato dite tre, raccontate tre aspetti positivi dei vostri figli, a me venivano in mente, insomma, solo cose un po', sì, un po' rompiscatole, un po' noiosa, cioè mi venivano in mente prevalentemente le sue caratteristiche salienti, quelle che mi affaticavano, no? E poi in realtà i genitori raccontavano, mio figlio è affettuoso, e io dicevo, caspita, anche Bianca è affettuosa, è affettuosissima. Mio figlio è sensibile, anche Bianca è sensibile. E quindi, insomma, cioè, attraverso la bellezza dei figli degli altri, io ho comunque ritrovato la bellezza di mia figlia. E questo è un dono. Cioè, io sono uscita da quell'incontro di pedagogia dei genitori felice. Felice perché avevo perso un po'... avevo perso la consapevolezza della situazione e quel confronto con gli altri genitori invece me l'ha restituita. E la stessa cosa dobbiamo fare come insegnanti nei confronti dei nostri alunni, cioè grazie alle parole dei genitori noi dobbiamo scoprire la bellezza dei nostri alunni, andare al di là del numero, al di là della valutazione, al di là del fatto che sappia o no le regole di matematica e scoprire chi è veramente il nostro alunno. Quest'anno questi esami di terza media ci hanno dato che erano esami incentrati sull'orale, quindi noi da anni a Volpiano lavoriamo su questi compiti di realtà, quindi su compiti effettivi di competenza. Alla fine dell'ultimo collegio alcuni insegnanti hanno fatto una riflessione, secondo me, molto interessante. E quindi hanno detto, ma signori, abbiamo scoperto, cioè in alcuni casi siamo arrivati all'esame e abbiamo scoperto degli alunni che non conoscevamo, cioè che non sapevamo di avere, con delle competenze, con un mondo, con dei talenti, con una passione che forse la scuola in questi tre anni ha ingabbiato all'interno di regole, programmazione, conoscenze. E questo probabilmente è un qualcosa su cui riflettere, no? E se vogliamo conoscere i talenti e i nostri alunni come effettivamente sono, credo che i primi a cui fare riferimento siano i genitori. Quindi spero che veramente l'invito è a scoprire la bellezza dei nostri alunni tramite le parole dei genitori. Con questo io chiudo e ringrazio tutti, ringrazio Riziero e Augusta in primo luogo, ringrazio Domenico Chiesa, ringrazio la Casa degli Insegnanti e tutti gli insegnanti che si sono messi in gioco, perché comunque pedagogia dei genitori vuol dire anche mettersi in gioco per primi, no? Non si rimane nelle retrovie, ma bisogna entrare in prima linea. E quindi grazie a tutti.